in caffè by night vi ho offerto da costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione monoblocchi per zona cottura lavello frigorifero o congelatore lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio finalmente qui li scegliete voi facciamo i conti porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso fba di bruno corso potenza 183 angolo di alucento torino sexy baby sexy mamme gireranno con gireranno con Farò grandi cose quando le giornate saranno perfette, il divertimento sarà le stelle, serate con varie modelle perché noi attendiamo l'estate. Esta, 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 l estate. L estate. Eccoci in onda, 22.9 minuti di martedì 26 luglio 2022, pronti per parlare di quanto accaduto nell'ultima edizione di Raw prima di SummerSlam che è in programma nella notte tra sabato e domenica. Buonasera da parte di Eric Ganzerri anche a nome di Mattia Di Noi. Buonasera Mattia. Eccomi, eccomi. Sistema. Non lo sento. non lo sento, non lo sento. Mi senti? Mi mm. senti adesso? Sì, ti sento Ok, sistema solo il microfono, provo a dargli una bottarella perché mi sa che stai usando l'ambientale. Ambienta... L'ambientale, sì, sì, sì. stai usando l'ambientale perché stai batte... ti vedo che stai battendo sul microfono e, e non. Eh, diciamo. No, sempre in ambientale, sempre ambientale. Uh... Sento tra l'altro, credo, un rumore di ventilatore fortissimo che sta, che sta sì. entrando, se, che sta entrando sulla, sul microfono, della, sul microfono della, della, diciamo, della, del computer o comunque il microfono della web. Vabbè, sistemiamo per qualche, per qualche istante, una cosa che ovviamente ogni tanto, ogni tanto capita. Uh, dicevo, siamo qui per parlare di quanto è accaduto a Roy ieri sera, l'ultima puntata prima di, prima di SummerSlam e gli ultimi fuochi probabilmente... Uh, sotto molti punti di vista, sia dal punto di vista delle storyline che... Ora? Meglio, molto meglio, grazie, mm. molto meglio eh, devo, fare, devo scappare un attimo, fare un attimo un po' di one man show Tranquillo, tranquillo, no? tranquillo vai, pure, vai pure tranquillo, sperando che la cosa non sia lunghissima fortunatamente Dicevo, uh, puntata che è un po' ha rappresentato gli ultimi fuochi sotto diversi punti di vista Sia dal punto di vista creativo, se vogliamo, perché... Uh, la puntata di ieri sera pare fosse comunque uh, prodotto ancora di Vince McMahon dal punto di vista, punto di vista dello script. Pare che lo script sia stato chiuso uh, in gran parte nella giornata di giovedì, uh, cioè comunque il giorno prima rispetto alle dimissioni di, uh, di Vince McMahon, e poi. Uh, Poco ritoccato, poco modificato praticamente prima della, uh, prima della messa in onda del, uh, del, del programma. Comunque ne parleremo poi in dettaglio tra, uh, tra qualche minuto quando, uh, quando praticamente Mattia ritornerà in, uh, in collegamento. Ultimi fuochi, come detto, in vista, in vista di SummerSlam per uh, quanto riguarda il premium live event che è in programma uh, questo weekend. Buona puntata, non eccezionale, mi è passata bene, una bella puntata. A me la prima ora non è passata bene perché uh, la prima ora è stata. È stato un po' come. E lo fanno spesso, cioè non spesso, lo fanno ogni tanto, diciamo, questa, uh, questa cosa, quella di. Uh, quella di praticamente di fare un angle, praticamente poi. Uh, un altro angolo immediatamente collegato. Poi un match che diventa un tag team match. Uh, cioè, comunque, un mega segmento di 50 minuti alla fin fine perché comunque quello è stato. Stiamo a vedere la prima ora. Ieri sera è stata interamente monopolizzata da Fury, uh, McIntyre, la uh, Bloodline. Anche se poi la Bloodline è andata via dopo, dopo, il primo, uh, dopo il primo segmento. Uh, i, Brolin, I Brolin Brutes E poi di nuovo il ritorno della Bloodline. Cioè, la prima ora praticamente è stato un effetto avalanga. Praticamente. C'è cioè un segmento che è è diventata un'altra cosa che poi è diventata ancora un'altra, un'altra uh, un cosa. Ed è una, eh, ed è diciamo un andamento che mi è pesato un pochettino. Tutto qui non è la prima volta che, prima volta che lo fanno, non sarà uh, probabilmente neanche, eh, neanche l'ultima. Il resto si può discutere. Non l'ho, non ho trovato francamente la puntata di ieri molto diversa rispetto al solito, quantomeno per quanto riguarda il prodotto classico da BB. però è anche vero che è l'ultima, era l'ultima puntata prima di SummerSlam. Non mi aspettavo grandi cambiamenti ieri sera dal, eh, dal punto di vista del, del prodotto e della proposta. Dal punto di vista televisivo, perché comunque. Diciamo che eh, diciamo, è un, lascia un po' il tempo che trova. Non, non c'era motivo, francamente, di, di rivoluzionare il prodotto e rivoluzionare anche la proposta quando hai comunque un premium live event già costruito da mandare praticamente cinque giorni dopo. Se cominceremo a vedere dei cambiamenti, anche se non mi aspetto dei grandi cambiamenti, almeno nell'immediato per eh, diversi motivi, li cominceremo a vedere. Uh, da, da, diciamo, da, da, dopo Sam, da lunedì prossimo, praticamente. Da lunedì prossimo, o mh, nel diciamo, nella costruzione per quanto, di, di Clash, uh, di Clash da okay, so, tenendo conto che comunque voglio sperare che la WWE abbia già comunque dei piani definiti per quanto riguarda WrestleMania. Quindi, anche lì, diciamo, un'autentica rivoluzione nel prodotto. Io, francamente, non me l'aspetto, nel senso. Uh, qualche cambiamento qui e là con l'assenza di Vince McMahon e l'arrivo di Triple H come capo del, come capo del creative me l'aspetto, ma uh, diciamo rivoluzioni. Uh, alla Robespierre, se vogliamo, se vogliamo utilizzare questa questa definizione comunque rivoluzioni copernicane, francamente, nell'immediato non me le aspetto. Qualche cambiamento sì, qualche cambiamento sì. A parte il fatto che, comunque il prodotto uh, il prodotto da diciamo che secondo me avrebbe uh, già un, gran, un grande miglioramento. Semplicemente eliminando i rematch il più uh, il più possibile e andando, uh, e andando praticamente a diciamo a uh, come posso dire uh, non, mi, non mi viene il termine perché il termine inglese è streamline però in, in italiano non mi, viene, non mi viene il termine, il termine corretto cioè uh, il prodotto WB migliorerebbe tantissimo semplicemente facendo respirare le storyline facendo respirare le storyline e avendo praticamente. eliminando tutti i rematch innanzitutto uh, eliminando praticamente il fatto che Prima di arrivare al premium live event, due persone o due entità che sono comunque state in una faida le hai già viste, eh, le hai già viste praticamente una, un 3-4 volte almeno, se non addirittura uno contro uno, ma comunque in, in varie combinazioni, che comunque alla fine ti, ti annoiano o, e perlomeno ti tolgono la voglia di vedere, eh, vedere quanto meno quello, eh, quello che poi sarà il confronto durante il premium live event. Uh, vediamo un po' ci chiedono su quale sito è possibile trovare qualche dettaglio sui contratti dei wrestler durata cioè, beh, non c'è un sito del genere più, più che altro ci sono le varie, le varie newsletter o comunque ci sono i vari, i vari siti tipo la Torch l'Observer che ogni tanto parlano di, diciamo, di scadenze contrattuali però diciamo da qui, da qui a dire praticamente un database dei contratti anche perché comunque sono abbastanza segrete direi che, direi che non c'è una, eh, una, una cosa di questo tipo Fightful un buon database da quel, punto, da quel punto di vista però ovviamente non è completo e può anche, può anche essere impreciso perché ci si basa praticamente sul, sul sentito dire dal punto di vista delle diciamo delle, eh, delle, delle considerazioni dal punto di vista del, diciamo delle, delle voci sono Abbastanza verificate Buona parte Però non è, non è detto Che siano esatte al 100% Tutto qui uh, Vediamo un po' Vediamo un po' Come mai Edge non c'era Allora uh, La storia Ecco Poi ne parliamo Ne parliamo anche con Mattia uh, Pare abbiano cambiato I piani aerei di Edge Nel senso che uh, Era uscito ieri pomeriggio Mi sembra su, Proprio su Fifo Su Select uh, Che la WWE Aveva modificato Alcuni dettagli Del, del piano aereo Per quanto riguarda uh, Per quanto riguarda Per quanto riguarda Edge Uh, mi spiego meglio. Mm, probabilmente non, non sono convinto che il piano originale per quanto riguarda Summersham fosse il tag team match senza squalifiche. Uh, però uh, magari hanno modificato per dire: vabbè, è inutile che facciamo tornare Edge al Madison Square Garden anche per quanto sia una, diciamo, una sede prestigiosa. Se proprio dobbiamo fare il ritorno di Edge, meglio magari farlo a SummerSlam, che comunque è, almeno diamo qualcosa anche a chi ci guarda su Peacock. Penso che questo sia stato il loro. Eh, questo, questo è stato il loro ragionamento e che sia arrivato in corsa praticamente questo, eh, questo, questo ragionamento. Tra l'altro, non mi sembra nemmeno che ieri sera sia andata in onda una vignetta sul ritorno di Edge. O meglio, è andata in onda quella della settimana prima, ma non, eh, ma non una nuova, diciamo, una nuova, una nuova vignetta. Mi sembra, eh, poi, poi magari posso, posso sbagliare. Tanto è ritornato Eccovi Mattia qua. di Noi eccoci qua. Lo... Oh, per qui, no, tranquillo, no? tranquillo mancherebbe, vai pure, vai ho pure avuto tranquillo. Nessun problema. No, tranquillo. Nessun problema. Uh, stiamo parlando di Edge. Stavo parlando del fatto che, sì. che hanno cambiato i piani aerei. O perso il volo, uh, o perso il volo gli cambiato direttamente la WBB. Cioè, mm -hmm. girano entrambe le, entrambe le cose. Uh, i, i, cioè, come ho detto poco fa, non sono convinto che fosse il piano originale il, il, il tech team match dei Mysterious SummerSlam. Uh, mm. Però, magari si sono detti: Vabbè, inutile è inutile che lo facciamo tornare al Garden se proprio dobbiamo fare il ritorno, lo facciamo tornare a Summers a alla fin fine, eh, perché penso che sarà quello ti il finale. Tieni il botto per, ti tieni il botto eh, per esatto. il pay per view. Esattamente comunque. Vero, farlo al Garden, però comunque non, non... avrebbe cambiato poco nulla. Cioè comunque, non avrebbe... Av... cioè, comunque fa più impatto farlo tornare in pay per view. Anche perché poi. Sì, se il tuo esatto. piano non è farlo lottare in pay per view, lo fai comunque tornare al Garden. Esatto esattamente. a sto punto. Te lo tieni per un'altra occasione. Ci chiedono se il Nissan Stadium è all'aperto Sì, è all'aperto. E tra l'altro pare farà un caldo becco durante, la... durante... durante SummerSlam. Le previsioni non sono... non sono. per niente buone, per quanto dico. Cioè, da quel punto di vista, cioè, far... sarà... sarà bello, ovviamente. Però le previsioni per Nashville eh, per la giornata di sabato eh, sabato 30, Parlano di grande caldo, tipo, i, tipo, vabbè, in questo momento sono le 3 del pomeriggio. Eh, in questo momento c'è ci sono 32 gradi con il 53% di umidità. Eh, per quanto riguarda invece, eh, sabato, sabato va detto che danno danno pioggia, addirittura 21, 21 gradi. E 28, quindi diciamo che sono, sono cambiate le previsioni, perché ero rimasto a gran caldo per quanto riguarda il giorno di, il giorno di Summerslam. Vedo qui su Google che da, eh, citando Weather.com, che poi è il sito del Weather Channel, da eh, praticamente possibilità anche di, eh, di temporali. Questo, ovviamente, sarebbe un problema per quanto riguarda la, eh, la WWE. Vediamo, eh, vediamo se c'è qualche no. indicazione per quanto riguarda. Uh, per quanto riguarda l'orario, uh, al momento no. Al momento sfortunatamente non c'è indicazione. Per quanto riguarda gli orari, sì, però dice... Però dice con... uh, ah no, dice, dice... Dopo mezzanotte praticamente... Le, il, 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 diciamo... Possibilità di temporali sparsi praticamente. Dopo, dopo mezzanotte... In teoria lo show è già finito da... da in teoria dovrebbe essere finito, sì. Anche perché mi è, uh, Nashville credo che sia Fuso, uh, Fuso Centrale. Quindi lì lo, lo show inizia alle 19. Ora, eh, ora locale Il, il premio live event Il, il pre-show ovviamente Comincia Comincia un'ora un prima Dato allora, vediamo se questa volta Nel pre-show ficcano qualcosa Se di nuovo, se di nuovo allora, Quanti a match abbiamo volta. in card? 9 mi sembra Se ho contato bene 9? Mi sembra 9 match Ok Aspetto un secondo okay. Che vado a riprendere la card Di Summerslam eh, 2022 eh, eh, Comunque sì Col match che hanno aggiunto ieri Che è il tech tip team... Sì siamo a 9 Col match che hanno aggiunto ieri Siamo a 9 Quindi mi sa che Sarà anche un po' più lungo Rispetto al solito Il, il pay per view mm -hmm. Come giustamente che Dicevi Che Sam, ci, dai, Slam, 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 diciamo, che, diciamo che ci sta. Nessunissimo, Sam, nessunissimo Slam, Slam, problema, contando che, lo, lo, che lo, lo, lo utilizzi come un big four, lo, cioè un big four, lo utilizzi come il match, il, lo show importante, dopo Wrestlemania direi che eh, puoi sì, anche permettertelo di fare qualcosina? Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo con te, sono... in più. Poi dipende, perché comunque. Magari col cambio creativo si decidono a, a rimettere i match nei pre-show perché Vince si era fissato che non voleva i match nei pre-show. Cioè non... bisogna capire chi ha, chi ha preso di chi, stata, di chi è stata questa chiamata? Di diciamo. è stata chiamata, di chi, chiamata chi è stata esatto. questa, questa chiamata per quanto riguarda uh, per quanto esatto. riguarda, diciamo, il come si dice il, il, il nuovo format esatto, dei pre-show. Esattamente, esattamente. Uh, su Pico lo show è segnato per 4 ore. mi è sempre segnato per 4 ore sempre alla fine. Su, su che se, credo che sia sempre segnato per 4 ore. Non credo che sia una grossa novità. Finirà alle 6. Non, se, beh, se dura 4 ore, sì. Se dura 4 ore, finisce. Cioè, Sai, sì. ovviamente il, diciamo, il, lo, lo show. Vediamo, vediamo cosa succede. Ma ripeto, se 3-4 volte all'anno ci può stare. Cioè, Per dire esatto. anche la l'IW, alla fine i pay per view sono 3-4 ore e mezza 4 ore. Quindi lo fanno 3-4 volte all'anno. Anzi, contando, contando l'ora di pre-show, che loro comunque riempiono abbastanza di match, eh, sono 5 ore. Il problema della WB è che nel kickoff non succede niente, quindi comunque parte già mm. con un'ora di niente alla, alla fin fine. Uh, tornando un attimo al, al discorso che, che stavo impostando prima, volevo chiedere mm. come ti è sembrata la puntata di, di ieri. A me la prima ora non è passata bene perché più che altro ha seguito uno schema che loro fanno ogni tanto, c'è cioè segmento 1 che diventa poi un'altra cosa, che diventa poi un'altra cosa. A ancora. me quello piace in realtà. Perché da sai cosa, se porta qualcosa mi sta bene, però ma come, come al solito non ha portato niente direi perché comunque alla fine S dei 50 minuti non ti ha lasciato niente praticamente quel segmento perché comunque i match sono finiti per squalifica uh, e poi alla fine c'è stato giusto l'attacco a Fiori che, che tra l'altro li sta prendendo abbastanza, abbastanza pesantemente in, questi, in queste ultime settimane cioè alla fine di quel segmento di, que, di quel mega segmentone lì alla fin fine non, è, non conto il primo, il primo segmento che è quello con, con la blada e Fiori in riga che non è stato neanche male tra l'altro quel, uh, quel, quel segmento il resto diciamo mi, alla fin fine è, no, a me un po è troppo piaciuto lungo. A, me, a me il fatto che se mi leghi se mi leghi i segmenti uno dietro l'altro e mi chiedo una continuità tra un segmento e l'altro a me non dà fastidio no di base, anche... di base non è una brutta idea però, fai, su però fai succedere qualcosa a quello intendo cioè comunque fai succedere fai succedere diciamo il di, qualcosa alla fin fine match che finisce per squalifica e poi diventa un altro tech team match e ancora quello finisce per squalifica insomma non mi, non mi lascia niente poi alla, alla anche fin se fine secondo è finito, finito per squalifica non mi, non mi ricordo neanche più come finisce no no ha vinto pulito ha vinto pulito non mi ricordo più si sì, ha vinto pulito non mi non ricordo minimamente nel, più guarda, guarda è un, gigante è è un gigantesco è un gigantesco Blur quel, quel segmento per quanto, per quanto mi riguarda non mi ricordo ovviamente come è finito mi ricordo che è il primo finito per squalifica perché sono arrivati sono arrivati i... Sheamus Ridgeolland e esatto. l'altro mi sembra che poi il, il six sia man per schieramento, pulito. il secondo sì Bobby Lash uh, sì co uh, cos'era McIntyre con uh, no che cazzo era come finito no, McIntyre Sheamus contro Lash con ah, con la, la e con sì, con Theory Ah la stava... sottomissione si Lash è sottomesso Fiori si è sottomesso Fiori giusto è stato Teori che stava eh, ragione, sì, sì, Lashley, Lashley cioè Ziggler praticamente ha distratto Fiori e Lashley ha applicato l'alert la lock, giusto? Mi ero completamente dimenticato di questa, sì. di questa, di questa cosa, tutto qui, errore mio, com com vabbè, comunque qualcosa è successo, ecco, parlando di Fiori, dopo, diciamo, questa serata che è stata molto negativa per lui a livello, di, a livello quantomeno di risultati, tu sei un po' più ottimista per domenica? Sì, 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 ma io comunque ti ho detto: non è allora la card non è brutta, eh, ha delle cose che mi interessano, poi vediamo come le gestiscono, perché alla fine sempre il discorso è come poi vanno a gestire le cose. però non, non sono negativissimo sullo show, sinceramente. Mm -hmm. cioè, non, non mi pare, non è uno show che, che secondo me sarà brutto. Poi vediamo, uh, vediamo il booking e, come, e, e lo show. Poi come viene. Però non, la card non è oggettivamente brutta. O, è certo. un po' ripetitiva, per l'amor del cielo, quello non puoi toglierla. Però mm. sono comunque. Buona parte è sono rimatch di match che sono stati, eh, belli. Quindi, comunque, l'aspettativa c'è. E poi ripeto, io, mi, io col fatto che adesso che finalmente Roman. E lei staranno una stipulazione. Io sono interessato a vedere, a vedere quel match perché c'è una stipulazione di mezzo. Che non è una stipulazione, cioè, che, a, che è una stipulazione che dovevano avere almeno 3-4 match fa. Questi due contando, cioè, dovevano avere la il many loro questa stipulazione. Uh -huh. Perché, comunque, con l'it che hai creato in questa faida non aver mai avuto un match dove questi due potevano picchiarsi senza. Senza quartiere eh, dovevi averlo da un bel po' piuttosto che arrivare al settimo match. E tutti gli altri one-on-one on one, eh, puliti al massimo. steel cage match. Cioè, allora, era, doveva arrivare un po' prima questo match. Ci chiedono da Fiori, dal postman in the bank, quanti match ha perso o vinto. Non ne ha vinto neanche uno, ne ha persi sette. Questo è la, perché ho visto oggi la statistica, quindi eh, diciamo che a livello di risultati semplici, è vero che molti li ha persi per squalifica volontaria, va detto, va detto anche questo, però eh, non ha ancora vinto un match, effettivamente, diciamo, dal, da quando è diventato Mr. Money in the Bank. però è, è il loro modo superandi alla fin fine. Se andiamo a vedere, se andiamo a vedere molti vincitori del Money in the Bank in, in passato, purtroppo la, la valigetta diventa diventata spesso. Uh, in passato, una scusa per, uh, per farli jobbare spesso. E tipo, ieri, ieri, per esempio, è vero che ha perso. Che il primo match l'ha perso per squalifica con, uh, con l'arrivo di, di Sheamus. Però il secondo l'ha perso in per sottomissione. Quindi uh, sì, la seconda. Sì, sì vero, c'è la distrazione. L l l vero, quello che vuoi. Ziegler, però ha perso. Perché stava vincendo vero, 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 stava vincendo. Poi è arrivato Ziggler a rompergli le palle. No, no, è vero, è vero. Sicuramente. Però comunque eh, diciamo è comunque una sconfitta. E lo stanno abbastanza proteggendo. Non è come altre Mr. Money the Bank. Che perdeva un po' Sì, che viene massacrato. Però è. Però profezione. è anche vero che non ho vinto neanche un match fino a, fino a questo momento dal, dal Money in the Bank. Una buona via di mezzo, diciamo, che sarebbe, sarebbe indicata. Però... però è vero, è vero visto che, che, visto posso, che posso non... risolverlo in qualunque istante. Eh, Io me lo chiedono. Certo che sarò nella live sabato perché devo essere... sarò lì per, come rappresentante del sindaco di Super City che non può ah, esserci signora. per le elezioni. Oh, signore. Vabbè. Eh, tor <toss> tornando a noi. Eh, C'era un'altra cosa. Sarà più caldo che in Italia, non credo. Eh, Beh, le previsioni adesso dicono di no, però lo, da lì adesso la temperatura è in linea, diciamo, un po' Beh, con, con, la, con la nostra, perché comunque. Uh, perché comunque abbiamo, tipo, in questo momento sono le 3 pomeriggio, ci sono 32 ⁇ gradi La Nashville, più che altro, c'è anche un'umidità abbastanza, abbastanza altina. Però siamo in linea effettivamente con quello, con quello che c'è in Italia in questo, in questo periodo, quantomeno. Oh, ho trovato il meteo, quello ora per ora. Però vediamo se arriva fino a sabato. Uh, no, arriva fino a giovedì praticamente. Arriva, uh, probabilmente perché sull'ora per ora non si vogliono. Non si sbilanciano oltre le 48 ore, che è anche abbastanza, abbastanza intelligente, francamente, come, come mossa. Il, bu il buon meteorologo dice che la, che la previsione può valere, la previsione ben fatta vale fino a 12 ore, quindi, eh, quindi ha senso. Che comunque, cioè, que quelle che vedete anche sui siti tipo Meteo.it, eh, trebimeteo meteo, eccetera, eccetera, quelle che sono a 10 giorni praticamente sono tendenze infatti ti dicono anche loro non fateci affinamento perché comunque da diciamo da come le previsioni possono cambiare da 2-3 ore di distanza figuriamoci dieci giorni quindi prendetele come una tendenza però attenzione tenete conto che potete, può cambiare in qualunque uh, in qualunque istante uh, tra l'altro uh, parlando di ecco per esempio oggi a Nashville c'era uh, c'era l'allerta meteo per quanto riguarda uh, per quanto riguarda raffiche di vento raffiche di vento che eh, po sono. Cioè, la, la, diciamo, la tendenza era fino alle 3 pomeriggio quindi adesso siamo siamo oltre probabilmente quel, quel periodo c'è cioè, raffiche eh, fino a 40 migliorare 40 migliorare credo che sia 70 all'ora quindi comunque un diciamo, bel vento sostenuto alla, alla fin fine a Nash. speriamo che per sabato non ci, sia, non ci sia niente di grave dal punto di vista del, eh, del meteo chiaro il, fulmini e temporali può essere un problema l'abbiamo visto l'anno scorso a WrestleMania. alla fin fine perché comunque con, diciamo, visto... con, con i fulmini praticamente hanno dovuto sospendere lo show perché comunque questo anche, visto anche quelli del Bologna per ero meglio vero, verissimo, verissimo verissimo uh, anche se lì non spero... c'era fulmini, era vento più che altro no, no, c'era anche eh, no cazzo, c'erano anche i fulmini. Cioè... I fulmini. Eh, eh. C era, c ci sono le foto e i video de, diciamo del, del momento in cui annunciano praticamente la, la sospensione. Vedi dei bei fulminoni nel, nel cielo? Mm -hmm. Quindi mh, spiace ovviamente per chi ci è andato. Eh beh, spiace perché ci ha speso i soldi. Però soldi no, ha speso no, no? No, infatti c'è un concerto all'aperto con i fulmini è pericolosissimo. C'era gente che cercava di mettere a posto il palco per le raffiche di vento e stavano, e hanno rischiato la vita. Che eh, qua, ad Alessandria, qualche giorno fa, praticamente per delle raffiche di vento. Uh, è venuta giù quella che si chiama Americana che è praticamente sì, il, sì, lo, so America. il, il, eh, lo spiego per chi non, non dovesse saperlo è praticamente il, il rig delle luci praticamente sopra, uh, sopra il palco uh, mh, mh, poco prima o durante no, credo fosse poco prima uh, delle, di un'esibizione che doveva esserci come uh, accompagnamento praticamente al Pride che hanno fatto uh, ad Alessandro sono stati feriti purtroppo sul, sul palco tra chi stava lavorando praticamente sul palco perché comunque doveva una di vento ha buttato giù praticamente il, questa, questa struttura quindi eh, purtroppo gli eventi all'aperto hanno, que hanno questo problema. Cioè, Comunque, sfortunatamente, sì, sì. sono in balia delle previsioni del tempo. Sempre, de del tempo, sempre così, tempo è stato sempre, sempre stato così e sarà sempre così. Adesso che poi il tempo è. Eh, o comunque le condizioni, le condizioni meteorologiche sono. Eh, peggiorate dal diciamo dal riscaldamento globale diventa ancora, ancora più pericoloso perché comunque eh, anche, cioè, anche qua comunque lo, lo, lo vediamo al di là del caldo che comunque eh, che comunque quest'anno stiamo magari patendo un pochettino più del solito comunque effettivamente vediamo sempre, sì, beh, sempre più sempre più, sono... sempre più trombe d'aria sempre più comunque temporali violenti tutto sommato e quindi sappiamo che stasera, stasera qua esatto. da me c'è un temporale violentissimo vuol dire che dormo bene stanotte però. qua no non qua non no bene. purtroppo cioè, cioè vorrei Dunque... un temporale ma non violento quello, quello sì comunque grazie al perdente di Suplex City che ci ha appena fatto il ride eh. grazie mille ci vediamo ci vediamo sabato, perdente. Oh, ci vediamo sabato. Va bene, gra gra grazie mille. Aspetta che vado. Ci vediamo qua. sabato che perderai. Non, sape non sapevo nemmeno che fosse in diretta, francamente. Mi, mi dispiace. Perché... Sì, sì. Eccolo sì. qua, grazie mille. Okay. Grazie e mille, Marco. amato. e ve già. Viva il sindaco, bravo oh, il giù. vieni a farci Signore. il ride. Que beh, viva il sindaco può essere generico, però, eh. può essere entrambe, entrambe le cose. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Uh, Roma ha fatto un milione e nove, ci dicono ieri, ieri sera, quindi un. Sì. Piccolo aumento alla fin fine, fine. Non, non diciamo non particolarmente sostenuto. SmackDown ha fatto mi sembra 2 milioni, 2 milioni e 2 Mi sembra abbia fatto il dato sì, ha fatto una, definitivo preso un bel quindi un po', da... un, po', un po' di spinta per, per le notizie, praticamente eh, l'ha avuto, però l'ha avuto, ma mh, diciamo minore rispetto, eh, rispetto a diciamo a, a, a magari a quello che ha avuto SmackDown. Va detto che SmackDown è anche chiaro, quindi comunque al il sì, vantaggio. Fa... Comunque, come avevo previsto, ieri stanno uscendo tutti gli altarini eh, su, Vince, su Vince McMahon. È uscito sì, oggi certo. un report. Su, su Fightful Select eh, che praticamente il, 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 team, il team creativo doveva, doveva correggere doveva tenerlo bada praticamente durante, durante le riunioni sì. perché si dimenticava i personaggi eh, gli proponeva delle cose che avevano fatto la settimana prima ma detto ha 77 anni Vince McMahon, quindi non mi sorprende sì, <ride> diciamo certo. che abbia la infatti memoria la memoria di un pesce rosso però si sì, infatti è quello poi tipo poi chiaro ricevo... diciamo che poi magari ovviamente adesso è anche abbastanza normale cioè comunque si diciamo, si pisce sul canale, in questo momento dobbiamo utilizzare questa definizione puoi però però non, Uber, però non mi sorprende vai scusami puoi bannare Ruber61 per favore <ride> no 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 bannalo <ride> no. ok ti banno dal mio canale se ti ripresento lo dico già <ride> Dopo questa, cosa, questa cosa non la perdono dai su per allora 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 però per rispondere visto che ci sono tante domande questa qua prima di tutto Nicola Soriu come sono andate le elezioni ci vediamo sabato per le elezioni perché esatto. sono sabato le elezioni Secondo, come votare? Voterete. Allora, ve verrà spiegato come votare sì. in un video che dovrebbe uscire <ride> venerdì sul canale del Sindaco. Sì. Tuttavia, molto semplicemente ci sarà un sondaggio su Google Docs dove sì. si potrà votare una volta che verrà messo in chat e sulla community Sindaco di Suprix City sabato notte. <ride> Comunque, venerdì ci sarà un video che. Riassumerà tutta la storyline delle elezioni uh. e la spiegazione di come si andrà a votare. Va bene. Uh, Robo Saturn, Rato, aveva scritto una cosa: prima: perché vado, perché vado a ripetere perché non me la ricordo, me la ricordo più sfortunatamente. Uh, da 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 da. Eccolo qua, buonasera ragazzi. Come state? Mi state salvando una giornata di poco orribile. Grazie ragazzi. Cioè, ci, spiace ah. di questo, ci spiace di questo. Mi spiace, sì. ci spiace, però, per quello che mi hai scritto, te la sei invitata. <ride> Smettila, dai. Non ha, detto, non ha detto niente. Ha detto niente che niente. voto Lega. No, eh, raga, vabbè, eh. vabbè, vabbè. Non, non so perché so ha avuto questa impressione, francamente. Comunque, Contando comunque, le volte che ho comunque Lega, il, il giusto sostiene il sindaco. Eh? Comunque alla, alla, alla bravo, fine, bravo, quindi. giusto, giusto così, bravo. Sì. Sostiene il sindaco. Viva il Sindaco oh, Santo Cielo! Va bene. Eh, elezioni su più interessanti di quelle italiane. Vediamo <ride> contando le premesse che abbiamo avuto in queste ultime 72 ore a livello di dichiarazione, tutto sarà una campagna elettorale devastante. Secondo me, quella, 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 quella vera, quella, ricordi, quella delle che, ricordi che c'è chi Suda e chi no. Non fosse, non fosse, cioè, dipende. Vediamo cosa stabiliscono a livello di, di orari per le votazioni. Perché io sono seriamente tentato di fare una maratona elettorale. Poi vediamo vediamo cosa, vediamo cosa succede. Però. Io mi rifiuto. Io mi rifiuto <ride> per le mie coronarie mi rifiuto. <ride> Non ho voglia di incazzarmi più di quello che so. Perché in... hanno detto elezion le elezioni sono cos'è? Il 25 settembre non ha detto il 26, ha detto il 25, quindi mi sa che alle, alle 11... alle 11 diciamo cioè, si, gioca, si, si vota un giorno, un giorno solo e si chiude alle 23 probabilmente. Non so se... cioè non hanno detto ancora gli orari praticamente precisi, però... Ah no, ma non credo che si, si vota un solo giorno, stranissima come cosa. Non è mai ah, successo. boh. No, non è vero, che non è mai successo. Si è, si è votato in passato anche in una giornata. Però diciamo che nelle ultime... Però eh... nelle elezioni... Nelle non nelle elezioni Nelle elezioni Di, di le, elezioni ultime, le ultime Le ultime L'ultimo referendum Che c'erano anche Nelle amministrative Però i referendum un un sempre giorno. fatto I referendum spesso Sono di un giorno Le elezioni mm. politiche mh... No politi Allora Politiche Ci sono state nelle elezioni Dove si è votato un giorno sono, sono sicuro. Adesso vado, vado a vedere le eh, diciamo Wikipedia elezioni. Eh, elezioni. No, non legislative. parliamo di queste cose, parliamo no, di No, no, ma giusto, regole, giusto per, questo, per, eh. per elezioni politiche in Italia, eccoci qua. Vediamo un po'. Perché ci sarà del tempo per noi che, che facciamo. Vedi? No, cercheremo di convincere il 20 20 2018 si è votato 4 marzo, per esempio. Un giorno solo. E ha votato il 73% delle, diciamo, delle, dei, dei, degli eventi di diritto alla Fiat. Quest'anno quest voglio vedere in quanti vanno a votare. Ma secondo me vanno. Secondo me, secondo me per, le, per, le per le politiche la gente va a votare, magari meno rispetto alle altre volte, eh, ma, alla, ma alla fine. Cioè, per dire, secondo, me, secondo, secondo me, il secondo me 70% lo passano. Per, per, per le cose, poi vediamo. che stanno facendo negli ultimi anni. Vabbè, è un, dis è un discorso. Il, il discorso delle porcate sarà 40 anni praticamente che diciamo uh, che, che. come posso dire? Che? Um... Che si dice questo, però poi alla fine la gente va a votare. Però è vero che, per esempio, dal 2006 al 2018, anche se va detto che nel 2006, 2008, 2013 si votava su due giorni, nel giro di 12 anni abbiamo fatto 84, 70, 75, 72 a livello eh. di capienza. Di capienza, scusa, di, eh, di affluenza. Quindi c'è comunque disaffezione. Ma si vede anche nelle amministrative, anzi, personalmente sì. credo che sia molto più grave nelle amministrative perché comunque okay. nelle amministrative decidi per la tua città e se non vai a votare per la tua città. Secondo me è più grave che non andare a votare. Cioè, è, gra è grave comunque, però eh, ovviamente votare per la tua città ha delle ripercussioni immediate sulla tua vita quotidiana. E se non vai a votare è brutto, secondo me, alla fin fine. Anche se magari hai i tuoi motivi, naturalmente, per non, uh, per non, per non votare. Però Comunque, è l'immediato più serio. Torniamo a cose più, a cose più di, allegre. Comunque mi, confer mi conferma. Tra l'altro una domanda di vitale importanza. Sì, mi confermano, mi confermano tra l'altro, mi conferma una mia fonte che mi dice da presidente di seggio. Al momento si parla di un giorno per risparmiare ah. i costi della politica. Quindi si voterà in un giorno, okay. probabilmente. Bene. No, volevo dire che eh, volevo dirti che ti fanno una domanda. Una domanda molto antica, però comunque importante nell'economia di, 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 di tutto Come hai fatto a entrare nel thunderdom? Cosa c'entra con il film? Non lo so, mi ti ha chiesto come hai fatto a entrare nel thunderdom. Io ti posso. Eh, per rispondere, la No, vabbè, è ma, molto vabbè ma il thunderdom a, a parte il fatto che il thunderdome è. Cos'è? Un anno che non lo fanno. Quindi, quindi non esatto. vedo la domanda. No, semplicemente sì, c'era. Sì, sì. Allora, c'erano eh, Per entrare nel Thunderdom, c'erano le. Uh, praticamente aprivano le iscrizioni sostanzialmente sul esatto. sito che era www.bandadon.com. Se ricordo bene, sì, uh, sì. le aprivano sempre, sempre alla stessa ora più o meno. Era tipo sì, meno, il, Marte il martedì: italiano. il martedì le aprivano per SmackDown, mi sembra, e il, il giovedì le aprivano per Roll, se non mm. ricordo. Eh, le prime sì. sono sempre a storia mi sembra tipo le 6 o le 5 5 sì, pomeriggio 4, 5, Quattro 6 cinque cinque in del pomeriggio beh, ero, ero, combinazione ero al pc o al telefonino bastava che andavo nome, cognome, mail e tutto il resto mi arrivava poi sì. la conferma a volte, a volte quando non c'eri mi chiedevi a me se te lo facevo che tanto lo monitoravo sì infatti, infatti io una volta ho fatto il Thunderdome poi alla fine non guardandolo in diretta e anche, anche dire fare il pay per view nel Thunderdome non aveva senso perché comunque è più divertente guardarlo con gli amici che guardartelo nel thunder. Sì, Infatti, io, prefer io preferivo fare. Preferivo fare Raw più che altro. Non tanto, non tanto per. Non per altro, ma perché durante Raw praticamente ti. O meglio, prima di Raw, chiedo scusa, ti facevano vedere anche i match di main event. Uh, quindi, diciamo, era un modo per vedere l'intera serata. Se vogliamo. Chiaro che, ovviamente, era uno stream non di altissima qualità, contando che comunque era una riunione di Zoom praticamente alla, alla, alla fine. Però, diciamo, è anche, è anche. È stata anche una cosa carina, quantomeno per. Capire la produzione da WWE Diciamo, perché comunque eh, Quando tu guardavi, guardavi il fan Mi sembra il producer che comunque ti diceva cosa fare che... sì. Va detto è anche un po' limitante però lo capisco contando, contando diciamo le circostanze eh, Allora, senso, alla fine però comunque per ti, ti perché... diciamo che ti serviva anche per capire chi loro credevano fosse babyface chi loro credevano fosse il uh, le, le istruzioni che ti davano eccetera eccetera, eccetera. vai sì più che altro era, era, sai cosa ha anche senso perché tu quando fai una chiamata del genere solitamente non hai reazioni esatto cioè stai lì e guardi esattamente. fisso esattamente perché eh, guardi, ah, guardi la televisione, di fatto. Perché stai guardando la televisione. Di base lì capisco anche che face, facevano una roba del genere. Più che altro perché almeno da, facevi in modo che la gente reagisse. Perché se no ti vedevi tutta la gente così. Mm -hmm. <ride> comunque, Gianluca uno uno si è un, cre al sei un Prime, cretino. grazie detto con gentilezza. Indabio detto che è 22, c'è cioè il Thunder, ma nessuno ha ancora fatto la moda con me negli schermi. Va bene. <ride> Spero che nessuno la faccia mai, francamente. grazie, grazie Anche perché, anche perché eh. non, penso, non penso siano modificabili, magari su PC, però non penso siano modificabili gli schermi del Fundamental, perché comunque sono tutti. Quelli del Thunderdome e di W2K22 sono tutti, sono sono tutti programmatori. C'è qualcosa che sta passando davanti alla telecamera, Mattia? La tua più che altro. Che ogni tanto no. vedo qualcosa che passa davanti alla sia No, sai cos'è? Magari il ventilatore. È sì, è, che... è, è, il, è il, ventilatore, il ventilatore. Sì, è sicuramente il ventilatore. Sì, sì. È sicuramente. Anzi, aspetta un secondo, devo fare una roba. Eh. Vai tranquillo ah, tra ci, ci mancherebbe. Uh, bah 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 bah, uh, mi ricordo quando hai raccontato che Carmela si era impigliata per entrare nel ring. Non l'avevo mandato. Coglioni. Quello era, era la puntata di Natale. Di, uh, di 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 Smackdown, bellissimo. Che loro avevano bello. registrato. Eh, e avevano registrato e avevano aperto il Thunderdome per vederla in diretta. Sì. Praticamente la stanno registrando. E non era tanto Carmella, era, era tipo Sasha che aveva perso. Aveva, Sasha che ha perso la città. Era Bailey che, che, che si, era imbe, si... Baby si era imbelinata. Praticamente entrando, no, Carmella si era imbelinata. Nel, sì, Carmella. Uh... Nel, nel vestito, sì. E, e Sasha aveva perso la cintura. Con, con, esatto. con Belly che la prendeva, la prendeva in giro. E con Sasha che, sa, con Sasha che dice che ha fa fatto il segno. Vabbè, la tagliamo. Sta roba. Questa roba qui la, la, la editiamo. Infatti, poi, quando poi tre giorni dopo la puntata andate in onda su. Perché l'aveva registrata di martedì, eh, sì, e, tra, e tre giorni dopo tanto. e tre giorni dopo, praticamente, l'avevano. L'avevano poi editata. Sì, Tant'è che quella settimana no, mi si, vede... si era trovato subito, Nico 07. Dai, mi si vede abbastanza nel Thunderdome adesso. Dipende. Dipende dalla posizione. Vabbè, la mia presenza è diventata, diciamo, infamous, come dicono, come dicono, come dicono, come dicono in America. Perché? Uh, perché per il match tra Randy Orton e, e Wyatt, quello in, in, in pay per view, cos'era? Uh, era... Cioè, -view era. era era? quello, quello dell'Inferno Match. E, e, e non mi ricordo che pay per view era quello dell'Inferno Match. Era TLC tipo: uh, Inferno Match, Orton Wyatt. Aspetta che vado a, a vedere. Era TLC, una roba del genere. Uh, era il Firefly Inferno Match. Sì, TLC 2020. Uh, quel match non era in diretta. Cioè, quel match no, esatto. l'avevano registrato. E praticamente io è, è diventato un meme perché io ero in diretta da Max, praticamente sì, nella live reaction. E contemporaneamente ero nel Thunderdome. Però era impossibile. Cioè non, è, non avevo il dono dell'ubiquità. Semplicemente l'avevano registrato, avevano preso dei, 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 diciamo, dei filmati che loro, Avevano preso dei, diciamo, dei, delle foto. O comunque dei video che loro già avevano, praticamente sì. per quanto riguarda i due. E poi il, è il il diventato un meme. E poi, e poi ogni mi volta si, che facevo Mi si è visto, e... per esempio, ogni ogni, ogni, una, una volta mi si sono visto una NXT. Io non NXT, so mai non, NXT perché a NXT, NXT il fan non c'era e praticamente riciclavano quello degli, altri, degli esatto. altri programmi. A NXT ti avevamo beccato e poi ti beccavamo sempre durante i match registrati, cioè quando sì, esatto. i match registrati c'eri quasi sempre. Quasi e sempre, e sì, esatto. era diventato il cioè, Se voi guardate i montagioni del sindaco. Ci sono tutte le scene dove noi, impazziamo, eh, dove noi tipo, durante i match, match palesemente registrati, cerchiamo Eric nel Thunderdome. Mm, sì, lo troviamo, sì. lo troviamo spesso. Tra <ride> esatto. Nel match, quello con Wharton con, con tipo ci sei 3-8 volte. volte. Sì, anche di più, probabilmente. Anche di più. Uh, sono stato più volte io nel Thunderdome Ma quello con la maglia fosforescente prima fila dal vivo, la seconda, probabilmente. Dovessi, dovessi dire, Quazzo lo avete mai beccato? No, non mi pare. Cioè, no, non non c'era nel Thunderbolt. Allora, tu, tu mi sembra che in un pre ti abbiamo visto? Perché tu in un pre-show pre Sì, nell'unico pre-show che ho fatto. Mi ti si è vedeva... sì. Mi si vedeva, sì. Ti si è visto, esatto. Ma vabbè, nel sì, sì. allora, Thunderbolt, ripeto. Uh, è una cosa, era una cosa un po' particolare, più che altro carino se vuoi capire la produzione alla fin fine. lo fai, diciamo, lo fai una volta, ma... non, lo fai una volta, poi vabbè, lo facevo perché comunque volevo vedere il diciamo, il. Uh, il, uh, i match anche di main event per vedere cosa, cosa facevano poi al, al settimo Akira Tozawa contro, <ride> contro Mustafa, lì. <ride> basta, ho detto basta ho detto basta anche io perfetto, ok, benissimo uh, tornando a Raw praticamente di, di ieri sì, sera sì, bravo, era payback Payback, sì esatto, era payback esatto. Era sì, sì. Era, eravamo tutti e tre lì perché c'era anche Quazzo mi sembra no? in, uh, sì, può essere... mi sembra non mi ricordo se c'era anche Quazzo in quell'occasione lì può essere, io mi ricordo che ho fatto il pre-show e poi mi sembra che mi hanno sbattuto fuori però in realtà volevo fare solo il pre-show perché comunque preferi, ormai preferisco guardare i view in compagnia con, con tutti che guardarmi da solo perché comunque anche, anche io dentro il thunder ma guardarlo era comunque in anticipo di qualche dia, di un, uno o due minuti se in anticipo nel thunder sì. comunque era, non riuscivi neanche a fare la, la live reaction con gli altri mm -hmm. stavo guardando una, una cosa eh. scusatemi un secondo che stavo verificando una una piccola, una piccola cosuccia. Uh, ok, perfetto. Uh, no, niente, stavo ver verificando una cosa, scusatemi, niente di, diciamo, cose, uh, cose, di, vedere... cose, di, cose di lavoro, diciamo. Dovete vedere la reazione. La... Cioè, quando abbiamo beccato Eric per la prima volta nel Thunderdome in, in registrata. Eh, C'è il montaggio del sindaco di TSI 2020 con tutta la scena mitica. Con Michael che <ride> sì. Ma sei nel Thunderdome uh -huh. e, lui, e io gli rispondo: Ma sì, eccoti qua. Ed era proprio davanti. Ah, diciamo... Non sono in versione tennista. È che con il ventilatore mi vanno, mi vanno i capelli in faccia e mi dà fastidio. Eh? Cioè, devo e mi fa e devo, ogni 3x2 devo stare a spostarmi i capelli dalla faccia. Quindi devo sentire per forza la, sì. la fascia. Tornando a, dicevo, a Raw di, uh, di, di ieri sera. Uh, il, uh, alcune cose che sono successe, diciamo, di cui, possiamo, uh, di cui possiamo parlare. È nato un nuovo tech team, evidentemente, uh, mm -hmm. che è quello tra Edge Styles e Dodge Ziggler. Un po' a cazzo, se, se vogliamo, un po', po', po ad minchia, ma, ma non lo so. A me sembra, mi è sembrata più una roba one and done, oh. giusto per. Giusto per mettere insieme due persone che hanno scazzato con Theory, in realtà. Sì. Perché comunque AJ si è, piaciuto... non è avuto il match con Theory. Ziggler c'ha questa faida con Theory. Quindi... E, e gli Alpha Academy sono un po' gli scagnozzi di Theory comunque nell'ultimo Nell'ultimo periodo. Mm -hmm. uh, mi è piaciuto il finale, tra l'altro, di quel match. La, molto La, bello, la, la mossa al finale, quantomeno. Quanto cioè, vediamo se. Eh, vediamo. Vediamo se poi alla fine ci fanno qualcosa con loro. Perché, comunque. Mh, la situazione dei tag. Adesso comunque è un po' viva. Perché, comunque, c'è la questione degli street profits. La questione dei. Eh, la questione dei. diciamo dei, degli usos. E dall'altra parte c'è questa fight tra New Day e Viking Però, effettivamente, un tech team in più non farebbe neanche male. E contando che AJ Styles. Uh, in questo momento non ci stanno facendo niente. Una coppiata, magari Ziggler-Styles, eh, è vero? è Provvisoria. Provvisoria e diciamo l'ennesimo tag team. Improvvisato. No, improvvisato. È uscito dalla categoria tag eh, team da meno di un anno, eh? Cioè, non so, se eh, lo so. Hai ragione, lo come... eh, so. Hai ragione, però non è che stia facendo molto altro. in questo ah, momento se vuoi, se, vuoi, met... diciamo, se, vuoi il... se, se hai in mente, se vuoi tenerli come avversari, magari di transizione per gli Usos oh. per fare un buon match, chiaro, non vincono le cinture, ovviamente. Però, se vuoi tenerli lì per infilare. Nella categoria tag e fargli fare qualcosa male non gli fa secondo me più che altro l'alternativa è non far niente alla, alla fine Z Ziggler vabbè Ziggler è bene o male ormai è in quella posizione ormai da tanto tempo e non, non mi fa neanche non mi fa neanche tutto sommato caldo né freddo uh, Stiles mi dispiace un po' di più personalmente quindi se, se hanno sì. questa idea diciamo Oh, pi pi piuttosto che niente, ma piuttosto come, come si dice dalle, delle partite piuttosto che niente, meglio piuttosto. Cioè piuttosto lo mettiamo, sì, 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 lo mettiamo a fare la categoria tag. Buon match, comunque. Tra l'altro. Mi spiace per sì, sì, gli Alpha Academy che ormai sono gli zerbini della compagnia dal punto di vista dei, diciamo, dei risultati. Bisogna e dei... vedere. Allora, visto che comunque uh -huh. se qua se tornere... torniamo al solito discorso di vedere che cosa faranno eh, di come cambieranno. Le dinamiche eh, del triplo, il triplo comunque nella alla categoria tag team più o meno ci ha sempre abbastanza tenuto. Soprattutto mm -hmm. per quanto abbiamo visto NXT, quindi magari visto che non c'è più Vince, a cui la categoria tag team non fregava un cazzo, magari ci sarà un revamp anche di quella categoria eh vediamo, vediamo. vediamo, vediamo un pochettino. Uh, ci dicono, AJ, eh, una mia impressione proprio non c'ha voglia di fare nulla. No, non credo che sia. Non, non credo che sia un'impressione corretta. Beh, AJ c'ha quasi, ha, credo, più di 45 anni ormai. Sì, è penso è che siamo, siamo intorno a quell'età, se non di più. Cioè, AJ l'ha detto chiaramente. Che questo eh, è quasi 45. 45 giusti, li ha fatti il 2 giugno. Quindi eh, sì, AJ, AJ è, è in fase finale di carriera, certo. Cioè... Anco sì, nessuno, nessuno, ancora... pretende, nessuno pretende che vada per il titolo. Eh, probabilmente esatto, comunque, ancora... anche, per, anche per una questione di età dare un titolo magari a un 45enne magari non è un grande È ancora istante. un grandissimo wrestler, però comunque è nella fase finale della sua carriera. Se non viene usato. Se, non Se è meno ispirato o comunque vuole fare un po' meno, ma lo capisco anche. Sì, cioè, sì, no, comunque... ci sta, eh. ci sta, Regà, ci sta qua è da vent'anni che si spacca la schiena sul ring. L letteralmente, anche nel caso, perché eh. comunque lui ha avuto grossi problemi di schiena in passato. Va detto, va detto che comunque rispetto a quando aveva l'infortunio nella schiena, le cose sono migliorate esponenzialmente per sì. quanto riguarda lui, eh. Uh, c'era un'altra c'era un'altra cosa che volevo dire per quanto riguarda AJ ecco mi piacerebbe vedere se lui è in grado di farlo attenzione non è, non è detto che sia in grado di farlo eh, perché comunque ci sono, uh, ci sono grandi lottatori che sono anche pessimi insegnanti mi piacerebbe vedere se lui sare, sarebbe in grado di, di formare gente tipo, alla, mm. uh, tipo se, se, se fosse in grado di aprire una scuola di wrestling è di in grado di formare praticamente, uh, praticamente lottatori tra l'altro lui ha un vantaggio che molti, uh, che molti lottatori specialmente ex WWE in non, non hanno, cioè, comunque lui veramente ha girato tantissimo. Quindi, comunque, mm -hmm. ha, diciamo, anche il background per uh, impostare o perlomeno per, per diciamo, suggerire quantomeno a un lottatore o, per, o, un, o un aspirante lottatore. Anzi, in, uh, in questo caso. Uh, cosa funziona per un determinato territorio? Perché, comunque, per la, la WWE vuole certe cose. La, la New Japan vuole certe cose. La Ring of Honor, vu, per dire, vuole certe cose. La, la Noah vuole, uh, vuole altre cose. Lui ha quel background lì, perché comunque se le girate praticamente tutte le compagnie, mm. uh, le compagnie del mondo. Quindi, diciamo che potrebbe darti un'impostazione. Cioè, se, se, se il tuo obiettivo è andare in WWE. C'è un'impostazione da seguire. Se vuoi andare, per esempio, a lottare in Giappone, c'è un'altra impostazione eh, da seguire. Quello, Quello è un grande vantaggio, per quanto riguarda lì. Però non è detto che sia un ottimo, un ottimo insegnante. Lo stesso Brian Danielson di se stesso dice che è un pessimo insegnante. Quindi eh, non so quanto sia vera questa cosa. Potrebbe anche essere un po' di, un po di sottovalutazione da parte, del, parte dell'American Dragon. Però, effettivamente, abbiamo numerosi casi, diciamo, di, di, di ottimi anche nel calcio: di ottimi, gioca sono di ottimi, gioca tutto... di ottimi giocatori che non sono, non sono ottimi istruttori di pallone, per in esempio. In tutto Vai. ci sono. A, cioè anche tra i fumettisti ci sono grandissimi professionisti che se li metti a insegnare non, non sanno fare insegnare è un insegnare è un'arte nella, eh. mu, nella, nella musica soprattutto chi so per esempio che un ottimo insegnante è Cesaro per esempio Cesaro ha un grandissimo chitarrista però nella, nella, nelle, nelle chitarre lui pare sia veramente un ottimo insegnante del, da, da quanto sento però veramente. non è detto che, che tu fare. sei un grande chitarrista o un grande cioè un, sei bravissimo a fare il tuo lavoro e sei anche in grado di, di trasmettere qualcosa perché l'insegnamento esatto. non è non è solo saper, saper parlare È anche trasmettere qualcosa a chi, a chi stai certo a, alle persone anche, anche ispirare eh, ah, certo assolutamente mi spiegate perché io non è andata contro bianca a samas e dato che è tornata beh non sappiamo quando è tornata cioè non sappiamo quando non gli è, nato, sappiamo quando, quando è quando è locale. tornata e comunque Becky contro bianca è oggettivamente un match più grande Sì Puoi recuperare benissimo Ria contro Bianca più la avanti Puoi recuperare ehm. benissimo in Inghilterra mm, oh. Va detto che dopo cioè, Ieri sera la, la Bliss Ha detto che chi vince cioè, chi cioè Vuole andare per il titolo eh, dopo, sì, no. eh, dopo, dopo questo match quindi Potrebbero effettivamente comunque recuperare la Bliss contando, Io Mi spiace dirlo Però questa versione della Bliss è generica da matti cioè non, sì. non, non mi dice veramente niente mi spiace, guardando eh, io... la, direzione... la direzione che sta avendo Bianca, secondo me non avrebbe comunque vinto a Money in the Bank. Eh? Mm -hmm. Vabbè, ah tu, 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 tu dici come, come rimatch beh, beh, più che altro bisogna, bisogna anche capire cosa avevano loro in mente con il Money in the Bank. Alla fine. Cioè, se, cioè, ce l'abbiamo visto. Però, più che altro che idea hanno avuto. Però non sappiamo se era il piano, un piano originale o se comunque era una cosa che a loro è venuta in mente, magari una o due settimane prima. Quindi, eh, anche, anche contando per, Ma, per co sai cosa? costruendo eh, però, me era... Sai cosa? Cont eh, però ti, ti, do, ti do un indizio, però, che, che potrebbe essere stata una decisione dell'ultimo minuto. Guarda quanto tempo ci hanno messo a fare dei side plates. Ci ha messo tipo due settimane a farvi i piatti. Quindi potrebbe essere stata una, una decisione dell'ultima ora quella di, di farle vincere la, la cintura. Di farle Ma... vincere la cintura sicuro. Sì, di farle vincere la cintura sicuro. Di dare il in the bank secondo me. No, 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 no. Io, no, io parlo, parlo di farle vincere la cintura, eh. di vincere farle la cintura. vincere la cintura gira voce che l'hanno fatto, fatto in fretta e furia perché non avevano più babyface a SmackDown e volevano delle nuove babyface. Eh, esatto, perché... perché le io, due che avevano... Io ero abbastanza dell'idea che il piano sarebbe stato Ria che batte... Eh, Ria che batte Bianca a Man in the Bank. E, e Liv Morgan va a incastrare subito. No, secondo me non era, secondo me, avrebbe mantenuto Bianca, anche perché era, era abbastanza palese per come stavano andando le storyline. Che, a, che a, a Summertime saremmo arrivati al rematch tra Bianca e Beck. Ti chiedono niente, Asuka, eh, niente taga tra Asuka e, e tra Asuka e, e Alexa. Beh, ieri sera effettivamente Alexa non era in tacco con Asuka. Quindi... Asuka era main event, ieri sera, tra l'altro. addirittura, Se ricordo, sì, con Dana se ricordo, se ricordo bene, condena Brooke. Asuka nella lotta per il 2.247 sarebbe veramente una bestemmia. No, bestemmia in chiesa, eh. Non penso. Ieri sera non no, neanche per dire. mai nominato, quindi. C'è no. ottimismo, diciamo. Cosa positiva, togliamo no, di mezzo sto titolo delle balle che tanto gliene no, frega la macchina adesso. Non è che per alcune puntate non venisse nominato, e poi nelle settimane successive tornasse sì. No, la cosa positiva, secondo me, di questa puntata. È una cosa: è una cosa che alcuni diranno, ma che cazzo, che... in che senso? Secondo me, è il fatto che loro avevano. Pare che questo script sia stato scritto sabato, o comunque qualche giorno fa. E Non l'hanno cambiato pur con il fatto che adesso era il cioè fino all'altro giorno, era Trichard uh -huh. il coso. Quindi, secondo me, è una cosa positiva. Più che altro perché ti fa capire che almeno avevano un piano e l'hanno portato a termine, cosa che negli ultimi anni, che cosa che negli ultimi anni, in WWE sapevamo benissimo che non succedeva. Perché le puntate venivano riscritte anche durante lo show, molte volte. Uh -huh. Quindi il fatto che avessero un piano e l'hanno portato avanti come, come da programma, come avevano già programmato, secondo me non è stata una brutta idea. Non è, mm -hmm. non è una brutta cosa, non è un brutto segnale. Poi vediamo come va avanti nelle prossime, nelle prossime settimane. Chiaro, certo, eh? chiaro, certo. Tipo la puntata di ieri, no. a, live a livello di script, lo dicevo in apertura mentre tu non c'eri, è un prodotto di Vince, pare, pare che abbiano, che sia stato tipo l'ultimo script fatto da, eh, fatto da, fatto da Vince sì. giovedì e con qualche modifica qui e là, ma proprio robe diciamo. Eh, ripeto, è una, cosa, una tipo, è una cosa positiva perché comunque vuol dire che non hanno, non hanno fatto la solita roba di riscrivere tutto da capo, capo all'ultimo e poi incasinarsi. Quindi, comunque, è un buon segnale questa cosa che comunque sono più rilassati mm -hmm. e credono e cercano di avere uno script finale già molto prima. Questa cosa, comunque, secondo me è buona. Poi vediamo se questo trend continua eh? perché poi magari. Si torna come prima in tempo zero, eh. Sì, sì, esatto, esattamente. Cioè, eh, il discorso è capire come. capire come lui fa la transizione, diciamo. Eh, perché, diciamo, l'opinione che molti hanno, secondo me, di quello che è successo. Cioè, di di quello che adesso ci si, ci si aspetta da Triple H è a ah, Cazzo, c'è cioè Triple H adesso a capo della WWE Boh, NXT 2016. No, non. non no. È molto difficile che avvenga una cosa di questo tipo. Perché NXT era un prodotto che veniva. Che veniva lasciato in pace praticamente da, diciamo dagli sponsor, dal, dal, da Vince dal, e diciamo da chi praticamente prende le decisioni, dagli azionisti. Ma il roster ha molte più teste da soddisfare. Sarebbe già un grande risultato se, prendi, se tu prendessi degli elementi praticamente del concetto di NXT 2016, o comunque di NXT eh, come NXT Black and Gold a livello uh, a livello diciamo, di... a livello spirituale mettiamola così a livello anche di lavorazione del, uh, del programma e li applichi praticamente a un uh, diciamo a un contesto come il, come il roster però uh, di questo diciamo uh, come, come posso dire uh, di questo di questo avremo probabilmente la controprova solamente tra un bel po' di tempo tra qualche ah, certo. mese, da almeno qual al ci vorrà almeno qualche mese se non di più addirittura vai ma certo, allora, lo dicevo ieri sera, non è che questo adesso diventa NXT 2.0, perché non può diventare NXT 2.0, perché comunque sappiamo anche che NXT 2.0 non ha funzionato col grande pubblico, quindi mm -hmm. c'è bisogno di fare qualcos'altro. La cosa che può fare Triple H è imparare dagli errori che ha fatto a NXT, ovvero essere troppo da una parte, cioè mediare e cercare una, una quadratura del cerchio per quello che può fare. certo. Che. Non, cioè già, non è già, elim già eliminare il rematch e dare più spazio alle storyline a livello di tempistiche, secondo me, migli farebbe migliorare il prodotto da Brevida. Così a così, eh? cioè, basta solo quello alla fine. È una cosa che puoi fare domattina, probabilmente una cosa di, una cosa di questo tipo a livello di cambiamenti del, del prodotto. Purtroppo la barra negli ultimi anni, per quanto riguarda il prodotto WB, è tutto sommato, talmente bassa che ci mette poco il prodotto, secondo me, a migliorare. Con dei piccoli accorgimenti che, che, non, che non diciamo, non vanno neanche a stravolgere, probabilmente, la, la lavorazione e la produzione anche del, del programma. No, esatto, cioè dipende tutto da quelle cose lì. Dipende. dipende... Magari cioè, anche dare un po' più di libertà nei match alla gente. Comunque può anche aiutare certo. la godibilità dei match dello show. Cioè alla fine, alla fine poi, diciamo comunque... a, pa a patto di non farli diventare i poemi epici alla Colgar Ragh, esatto. per esempio. C'è cioè, una buona via sì. di mezzo se vogliamo, da, certo, da certo. gestire. Eh, però vediamo che cosa viene fuori. Vediamo, sì. vediamo adesso che cosa viene fuori come. E come, come come cambieranno le cose però sono dei cambiamenti che saranno lenti certo. e, e saranno, cioè, tra un po' potremo giudicare se questa cosa ha funzionato e tutto il resto magari no, do, do, dopo dopo io... magari puoi già sperare di vedere qualche piccolo cambiamento proprio poco poco poco, poco diciamo forse, sì, forse è ancora un po' troppo le presto le... perché sono solo due settimane dopo penso che, penso che l... no beh beh però mettiamola in questo mettiamola così per ora, in teoria, avevano dei piani che avevano scritto insieme a Vince e penso che li porteranno a termine. Dopo, aga, aga, agosto... Anche perché Vince ricordiamo che è pur sempre l'azionista di maggioranza, è vero che non è più parte eh. del board, però le quote azionarie principali le ha lui. Quindi, Beh, certo, comunque il becco non... lui lo metterà. È inevitabile, alla fin fine. Cioè comunque qual. Anche so, cioè, se vede qualcosa che non va, la telefonatina triple cioè, H probabilmente gliela fa. Eh? Cioè, mi, sembra, cioè, non, mi, mi sembra molto difficile credere che Vince stia nel suo buon ritiro a Stanford o dove, o dove diavolo vive, e non metta veramente più becco in assoluto nel prodotto, nel prodotto della WWE, Probabilmente qualche, qualche indicazione. Non voglio fare il paragone di Don Corleone. Con, con suo figlio durante il padrino. Quando, eh, quando, diciamo, quando Michael prende il controllo. Però mi sembra che non, non sono tanto lontano dalla realtà. Tutto sommato. Diciamo, boh, no, so. lì, lì, lì non lo so. Vedremo. Vediamo che cosa vediamo. È... Comunque, agosto è forse il mese in cui puoi fare più sperimentazione, perché non hai neanche un pay per view sì, sì. niente, sì, sì, puoi vero. fare molta sperimentazione ad agosto. Beh, però, però hai la costruzione di quello di settembre fare, Hai eh? la costruzione di quello di settembre. Però comunque puoi sperimentare, cioè comunque un... puoi avere un mm -hmm. margine di sperimentazione in quel periodo. Perché comunque è vero c'è la costruzione del pay per view dopo. Però allo stesso tempo non hai neanche niente, hai anche 5 settimane di nulla praticamente. Mm -hmm. eh, Ci fanno, agosto. Vai, scusa. Agosto do, do, do. hai allora. Crescita the Castle è il 3 settembre? sì hai praticamente 5 puntate di Roy e di SmackDown dove non c'hai niente. Qualcosa te lo può. cioè, puoi sperimentare già un po' di più. Eh, sì, sì, quello sì. Quello si. Però diciamo, le grandi, sulle grandi direzioni, magari no alla fine sulle grandi direzioni magari no però sul eh, diciamo sul, uh, su, su, su cose più piccoline su cui puoi fare magari dei test quello sì puoi tranquillamente uh, puoi tranquillamente farlo uh, stavo guardando quante puntate effettivamente c'erano sono 1 2 3 5 sì 5 sì perché l'ho il, appena è il, sì, ca il, cal sì, il, ca il calendario il rumore che sentite è il gatto eh, che sta diciamo sta, si, si sta dando adatti di vandalismo in, uh, diciamo qui nel, <ride> nello studio devo poi andare un attimo diciamo un attimo un attimo a calmarlo uh, tornando a noi dicevo ecco c'era una chiedo scusa una domanda che era arrivato che era arrivata eccola qui uh, se abbiamo notizie sui rapporti tra Cody Rozza e Triple H bella domanda non lo so come sono i rapporti tra, no, tra i due pare che siano buoni in realtà sì. Sì, contando, che contando, cont sì, contando i trascorsi, i messaggi lanciati da Cody diciamo, nel, nel passato, che... se poi sono professionisti, quindi comunque non penso che sia una pare cosa che così siano molto Però, magari Perché comunque Cody ha parlato <ride> con Triple H a WrestleMania. Hanno parlato, è uno dei primi che ha incontrato sì, sì. Eh, nella sua roulotte. Hanno parlato, pare che siano in ottimi rapporti. Cody gli ha anche detto che è il suo wrestler preferito. Cioè. <ride> che mi <dà> <ride> sembra. Pure. Francamente mi sembra Ibrahimovic che dice. Nel Milan è sempre stata. L'Inter è stata la mia squadra da bambino. Sì, certo. cioè... Mi sa un po' di paraculata se vogliamo. Magari, no, magari è vero, eh, essere... Magari è vero, eh? Però... Può essere una paraculata, eh? Assolutamente. <ride> però gli appare che Cody nelle... Nelle... nei media scrum che ha fatto ha detto questo. Ha detto che quando l'ha incontrato gli ha detto, Guarda, bueno, tu sei il mio wrestler preferito, eh? E com comunque pare che siano in un buoni rapporti, okay. cioè, comunque hanno parlato, si sono chiariti. Sì, poi comunque, e... a prescindere, cioè, sono professionisti poi... cioè, non, penso, cioè, non esatto. penso che adesso. Uh, con Triple H al potere, bon, la, la vendetta di Triple H praticamente... Se... Boh, cominciamo a seppellire Cody. Non ha, senso. No, non, per... non ha neanche senso dal punto di vista del business. Francamente, un'eventuale esatto. un mossa sarebbe, di, mossa sarebbe di un di autogol problema. anche per Triple H. Certo, ovvio, non ovviamente, ovviamente. Sappiamo che Triple H storicamente è abbastanza vendicativo. Però non penso che sia... Però, però storicamente. Da wrestler. Da, quando... da, da, wrestler però, da wrestler. Esatto, da wrestler. Da quando è dirigente, comunque si è sempre comportato abbastanza bene. Non ha mai... Cioè, non sembra sì. aver mai. Preteso dei job, eh, anzi gli ha praticamente quasi sempre concessi. Mm -hmm. Quindi non, non mi sembra uno che, che rompe il cazzo. Che sì, di, di un, essere... conto, un conto, diciamo, è magari quando lui era al top della carriera 99 eh, 2000 esatto. 2001, 2002, 2003, poi da dirigente. Cambia, effettivamente, c'è le... un'opinione molto, dire... molto positiva su di lui da parte di molte persone. Quindi sì, c'è da diciamo... dire che cambiano anche radicalmente le priorità quando passa certo. da essere. Un wrestler attivo a un dirigente eh, cambia completamente le priorità, perché comunque se una volta eh, sma sma eh, eri smaniavi per essere tu al top di tutto, essere tu al centro della situazione, quando sei dirigente inizi anche a ragionarla più da, certo. eh, da businessman e quindi sì. cambiano anche molto... Le prospettive di quello che fai. Cioè, Chissà, se se è cambiata... volta... Chissà se è cambiata la sua opinione su CM Punk, per esempio. Visto che diciamo che storicamente c'è a credine. Diciamo, da, da entrambe le parti. Eh, c'è so da, no. da dire una cosa non è che eh. CM Punk stia aiutando alla, a, a, a Triple H eh, Stia aiutando l'opinione di Triple H nei suoi confronti. Cioè, comunque... No, 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 però, però da, da, da come la impostava Da come la impostava Triple H, eh, chiuso, scusa, da come la impostava Punk. Più, perché comunque è sempre stata una cosa abbastanza abbastanza da una parte eh, a livello di dichiarazioni quantomeno, quantomeno pubbliche non so se magari con diciamo, con eh, con gli anni l'opinione di Triple H nei confronti di Punk e, e c'è magari più voglia di lavorare cioè, se, permettendo che non penso che sia un Punk andrà, andrà mai in WWE anche se mai dire mai uh, però ma, magari con gli anni di esperienza da dirigente perché comunque il, il Triple H del, del 2011-2012 a livello dirigenziale è comunque già diverso rispetto al Triple H del 2016, 2017, 2018, perché comunque, tipo, nel 2011 NXT non c'era, per esempio. E diciamo, l'impostazione del prodotto e diciamo, anche le opinioni nei confronti di Triple H dirigenti sono molto cambiate in questi, uh, in questi anni. Chissà se questi dieci anni di assenza praticamente di, uh, di Punk dall'universo WWE uh, magari hanno fatto cambiare idea a Triple H, che magari è un pochino più disposto a, a lavorare con, con lui, permettendo che magari non c'è questa cosa dall'altra parte. Poi, magari, diciamo, a livello, a livello pubblico, magari Triple H ti dice anche: sì, per, per noi non c'è nessun, nessun problema, è un problema tutto suo. Alla, alla fine, che, può, che penso che possa anche corrispondere abbastanza alla realtà. Alla, Lo alla fine. sai, però sai anche bene che comunque sia già fatto. Adesso, se... adesso, poi, comunque, non ci sarebbe possibilità per i due di andare uno contro l'altro sul ring. Quindi comunque non c'è. Eh, non ci sarebbe, diciamo, l, l, il problema che c'è stato in passato. Vai, scusami. Sì poi sai anche bene che comunque nel wrestling se puoi fare soldi con una cosa te ne batti anche a volte che il cazzo delle ah certo dire. sicuramente ma, 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 non so, ma non solo nel wrestling eh, non solo ma... nel wrestling eh, diciamo che le, le, grandi, le grandi faide che rimangono e eh, per i quali non c'è possibilità di, di risoluzione sono Roger Waters e qualcosa. E, e il mondo. E il mondo, a parte quello, esatto. Però, però in, parti, in, parti, in particolare, eh, diciamo, eh, Roger, eh, Roger Waters e David Gilmour a, a livello di faida. Cosa però, oggi, di altro? Rispetto, Roger Waters ce l'ha col mondo. Vedi, vedi, sì. vedi le ultime robe che sono uscite, quelle con Drake, che vabbè. Sì. Te Beh, le puoi anche Un tempo c'erano cioè allora, cioè... i Van Allen che erano in faida tra, tra loro, poi hanno risolto perché comunque alla fine poi uh, mi sembra che Eddie sia andato in tour. Poi, con alla fine abbiano fatto il tour praticamente. Con uh, non mi ricordo se era Eddie Van Allen, o diciamo, uh, sì, era Eddie Van Allen che era praticamente, che era, praticamente, uh, che era che aveva un pochettino scazzato col mondo. Con uh, diciamo, con i, con i Van Allen parliamo di, di fine anni 90. Eh, sto, sto parlando di, di molti, di molti, molti molti anni fa. No, non mi ricordo se era Eddie Van Allen. O, o Solo con Semi Agar hanno scattato, eh, Bravo, Semi Agar. se sì, non era di banale, era Semi -agar. Era con Semi, -agar semi -agar che aveva scazzato, scazzato, scazzato sì, che, con, che, che, che poi alla fine hanno col... risolto. Poi alla fin fine, però ci è voluto primo molto cantante, tempo. anche poi avevano scazzato cioè hanno scazzato col mondo Vanale, sì, 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 però sì, sì esatto. eh, ma no. Ma lì il discorso è: il discorso comunque è che, eh, cioè, eh, dipende tanto da, da tante da tante cose. Poi ripeto, poi. Io non ho, cioè non ho interesse di vedere Punk da nessuna parte, sinceramente, perché non, non ho minimo interesse. Quindi, anche parlare di quello che penso della situazione con Punk per me è abbastanza inutile per quel che mi riguarda. Però, boh, vediamo. Eh, è vero che, comunque, da, quello, da, da come parlavano di Triple H nel 2000. E... Negli anni 2000, né, 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 come, wrestler, come Wrestler, e da quello che parlano tutti i H come dirigente, sembrano due persone completamente diverse. Vediamo, vediamo, vediamo un pochettino cosa. cosa no, c'hai ragione, Ruber. C'hai ragione. c'è ragione. Punk non guarda i soldi. Lui è l'eroe <ride> del popolo. Del Wrestling, è vero, è vero, quando disse: quando disse Se la Davida mi dà una barca di soldi, io torno. Non lo diceva, lo era... Stava mentendo. Beh, ma tutto sommato, tutto sommato diciamo. Eh, lo aveva già detto ai tempi della... Quando era anche in WWE eh? cioè, quando... Anzi, no, non quando era in WWE quando aveva scazzato. Quando aveva fatto il podcast, no? Che aveva. Che aveva... aveva fatto il podcast di Gabana. Che aveva praticamente. Non voglio dire rosicato Però sì Posso, posso, posso tranquillamente certo Essere rivistato Certo è rosicato No no Rosicato per la questione di, del, Diciamo Del, del fatto che, eh, che Praticamente Certa gente A Restemegna Prendesse più di lui Uh, perché praticamente il, uh, basava questo ragionamento su Vabbè, tu hai fatto il match con Taker, è un main event Vabbè, è un main event, pagatemi come un main event Che non è sbagliato come atteggiamento, francamente eh? però, uh, però, diciamo, era uh, un, una mezza rosicata, effettivamente, da parte di Pace cioè, Comunque lui ha sempre voluto farsi pagare per il valore che lui ritiene di avere Giust, Giusto o sbagliato che sia, eh? comunque alla fin, fine, alla fin fine tutti i, business, i businessman fanno, eh, fanno, fanno così Uh, però sì, adesso vediamo. E poi poi, ma, poi ripeto, mai dire mai chissà, nel wrestling abbiamo visto diciamo ritorni sì. anche più clamorosi degli eventuali autonomi. La la vera domanda è che In questo chissà, momento DJ e AJ Lee rimarranno ancora sposati va a lungo? Beh, sono sposati da, scritto da scritto sono sposati da, da 11 anni praticamente, quindi quindi Boh, vediamo. Eh, però AJ sì. ha scritto cose belle su Vince. Ha scritto. Ha scritto ma io credo. Ma, su Vince, ma io credo anche per, per le cose che ha detto Punk, tutto sommato, nel, nel, diciamo anche nel podcast alla fin fine. Che lui alla fine con Vince, sì, avesse problemi, ma non poi così tanti come con Triple H. Il problema vero, secondo me, è Triple H. Abbiamo un piccolo problema di segnale che speriamo ovviamente di risolvere al, uh, al più presto. Speriamo che le cose vadano un attimo a, a, a migliorare in tempi anche abbastanza brevi. Stavo finendo il discorso per quanto riguarda, uh, per quanto riguarda CM Punk. Uh, il, uh, diciamo il, um, il discorso che stavo facendo era uh, relativo praticamente a, uh, al. A, al vero problema, diciamo, della relazione tra eh, diciamo tra, tra la WBS e un punk e sono abbastanza convinto personalmente che il vero problema sia più. Uh, sia più praticamente uh, forse anzi chiedo scusa più uh, tra Triple H e CM Punk, che non tra CM Punk e la WWE stessa. Però uh, vediamo un po' se effettivamente è un'impressione corretta per, basandomi sulle dichiarazioni che ha fatto che ha fatto Triple H, diciamo, uh, chiedo scusa che ha fatto CM Punk anche nel podcast e tutto uh, e tutto il resto alla fine eh, alla fine ho sempre avuto questa quest impressione, francamente. Ho sempre avuto questa sensazione che fosse più una questione tra loro due che non, che non, che non direttamente tra Punk e Vince. Anche se comunque qualche problema sicuramente tra, tra Vince e CM Punk c'è stato. Ma il grosso credo che fosse più eh, questa questione di gelosia professionale, probabilmente reciproca, da parte di Triple H eh, nei confronti di CM Punk e viceversa. Anche se sicuramente molto più da parte di cioè, almeno. Per, badando le sue dichiarazioni, sicuramente è evidente che c'è, che ci fosse tra, da punk nei confronti, eh, diciamo, nei confronti di, eh, nei confronti di, di Triple H. Uh, non so se la linea è tornata, perché purtroppo abbiamo un problema. Un problema tecnico a livello di, di linea, sfortunatamente. Speriamo che le cose ritornino al più presto per quanto riguarda questa, uh, questa puntata di Wrestling uh, Cafe by night e speriamo di, di risolverla praticamente al più presto. Se no, seguiamo anche questa settimana lo schema che avevamo utilizzato quando già era successa. Uh, già è successo una, uh, una cosa del genere ovvero andare a recuperare la seconda parte diciamo nella, nella giornata di uh, domani quindi un attimo di pazienza eventuale vediamo se riusciamo a recuperare i collegamenti uh, i collegamenti, uh, i collegamenti al, uh, al più presto e poi eventualmente vediamo di, di riprendere praticamente la diretta uh, di, questa, uh, di questa serata vi chiediamo scusa per uh, diciamo per i problemi tecnici e uh, torniamo tra pochissimo eventualmente grazie Sexy baby, sexy mammy gireranno con, gireranno con Farò grandi cose quando le giornate saranno perfette Il divertimento sarà le stelle Serate con varie modelle perché noi attendiamo l'estate l estate. L estate. Eccoci qua di nuovo, abbassiamo un attimo la musica perché è un po' troppo, po troppo alta, quindi vediamo se riusciamo a, a rendere il volume accettabile. Rieccoci qua, rieccoci qua per uh, questa seconda parte per quanto riguarda Presse Café by Night perché ieri sera c'è stato il, il temporalone. Uh, un attimo... Att uh, eccoci, eccoci, qua. Bassa solo il tuo microfono che è altissimo. Volevo. Volevo dire solo Chuck 2. Sì, abbassa solo il tuo microfono se possibile, è veramente, Aspetta, è veramente eh? altissimo, cioè, mi sta, uh, sta assordando. Ora? Uh, ancora un pochettino se riesci, grazie. Ora? Meglio? Molto meglio, grazie mille. Okay. Molto meglio. Okay, okay. Eh, no, spieghiamo cosa è successo ieri sera. Semplicemente eravamo in, eravamo in diretta, stavamo parlando stavamo parlando di CM Punk e saltata la connessione perché stava vedendo giù che Dio la mandava fuori. Sì, quindi... Perché il temporale che era da me è arrivato, è arrivato da, da me. È arrivato, è arrivato da me. No, la cosa... Tutto ciò però non, ha non mi ha rinfrescato la, la, se la, la serata perché io anche la notte ho, ho dormito malissimo per il cazzo. No, io invece, io invece qua, complice, complice diciamo il... Complice appunto il maltempo. Ho avuto una discreta notte. Non, non, no, la no, non la definirei una notte di buon livello. Però rispetto agli standard delle ultime giornate, cioè per dire anche, eh, anche, per oggi, no. anche oggi con le finestre aperte. tutto sommato non si oggi sta con le si Non sta si, bene, si sta malissimo, sì. non Infatti si sta ho malissimo. Adesso, ho acceso solo adesso il ventilatore perché tutto il giorno che sono sì. su con. Sono tranquillo. Sono con. Mi bastano le finestre aperte che mi fanno corrente. Esatto. No, non si sta male oggi. Devo dire. Devo oggi dire la verità. No. Non si sta. Infatti, eh, C'è una luce ancora. Anche abbastanza accettabile. Tutto sommato, contando. Eh, contando tutto. Eh, Dicevo, riprendiamo il discorso che stavamo facendo. Eh, ieri sera. Perché il discorso di, di Punk. Alla fine l'ho concluso io. Fuori, eh, fuori onda. parlavamo della puntata di. Eh, della puntata di. Raw mm. di, questa, eh, di questa settimana. Anzi, prima di parlare della puntata di. Di abbiamo un paio di notizie sì. dell'ultima ora. Che, eh, che è giusto praticamente. Eh, di cui è giusto parlare, perché, per esempio, sappiamo la sede di WrestleMania 40, che sarà la. Sì. Non questa che arriverà eh, il, prossimo, il prossimo aprile, ma l'edizione del 2024 sì. e l'edizione del 2024 di WrestleMania 24: sì, buonanotte, di WrestleMania, che sarà l'edizione eh, appunto 40 per quanto riguarda eh, lo showcase degli immortali, come lo chiama ormai la Davida B. Si svolgerà niente po' di meno che a. Philadelphia, al Nella Lincoln, la città dell'amore fraterno, esatto, ma soprattutto in una città che, in cui c'è sempre il sole. Esatto, esattamente. Il, tema, il, te, il sottotitolo è The Gang Goes to WrestleMania probabilmente. Sarebbe, questa, sarebbe notevole. sarebbe uh, notevolissimo. Sì. Allora, eh, l'ha lì... fatta poi la puntata sul wrestling. Quindi... Eh sì, esatto. Come com era il personaggio di Daniel Vito? Non mi ricordo mai. Il... Eh, no, il personaggio di Daniel Vito era The Trash Man. In quella puntata c'era Piper che sì. faceva The Maniac. Esatto. Eh, poi c'erano dicevo... loro che erano gli Eagles of War. I Birds of War. Sì. <ride> c'è il, che... il meme che gira. Poi magari dopo ve lo facciamo, ve lo facciamo anche vedere. Comunque, tornando a noi, uh, Restima 40, due serate. Sabato 6 aprile e eh, domenica 7 aprile 2024, quindi prima settimana di aprile, anche per quanto riguarda sì, il resto anche, anche non solo quest'anno ma anche tra due anni. Comunque, sì. ormai la, la versione del resto su due giorni, easier to stay. Mettiamola. Sì, sì, sì. sì. Ma non, diciamo, non mi dà fastidio personalmente perché comunque l'alternativa è una Resta Mania 6 ore. Eh? Quindi, ma, neanche, ma in realtà, neanche a me, nel senso che comunque in effetti, sì, è un po' più fruibile. È un po' più una rottura di palle per, per noi, più che altro perché due notti, due notti a alle sì. 5 del mattino è, è tanto. Quello, sì, quello posso essere, però, tornato è, è sicuramente più fruibile come sì. cosa. Devi, l'unico problema, l'unico problema un po' quello che hai avuto quest'anno è che devi essere in grado di costruire due serate forti perché se no ti ritrovi a una serata molto molto bella come quella della prima serata, da cui tra l'altro ci aspettavamo pochissimo perché la cosa che fa più ridere era che ci aspettavamo di più dalla seconda serata che dalla prima. Sì, esatto. E, e qui devi essere bravo a fare quel lavoro lì, devi essere bravo a a gestire due notti, certo. a gestire due card di uguale bellezza e interesse per due notti e non è facile, quello è la cosa più difficile, probabilmente la sfida più difficile che dovrà fare con cui dovrà misurarsi il nuovo capo, il nuovo head della compagnia, ovvero il triplo. Esatto. Uh, adesso, vabbè, quello è è una questione per quanto riguarda più il 2024, però già il 2023, uh, per il 2023 diciamo che vogliamo Voglio sperare che qualche piano, magari a lungo termine, ci sia già per quanto riguarda il WrestleMania. Quindi, magari non ci sarà da toccare tanto al netto ovviamente di, eh, di eventuali infortuni. Oh, uh, qualcosa 4, sicuramente qualcosa c'è, però, sì. probabilmente magari il resto verrà costruito eh, per tempo e lì poi vedremo che cosa, che cosa si metterà. Adesso ti facciamo vedere una cioè, foto. Diciamo che Vai. ad oggi, no... beh, che l'anno scorso dopo SummerSlam ci eravamo fatti un'idea su dove si sarebbe potuto andare a parare in effetti. Eh, per alcuni match eccolo almeno, qua lo stadio. Lo stiamo, stiamo vedendo la foto, una foto dello stadio. Il, come potete, come è potete vedere, dei è lo stadio di Philadelphia Eagles, come potete vedere, è uno stadio completamente all'aperto. Mm. Attenzione: perché se volete andare a Filadelfia, tenete conto, nord est eh, degli Stati Uniti inizio di aprile. Attenzione, perché a una certa ora fa ancora freschino. Perché ho visto le temperature. Eh, sono andato a vedere le temperature di quest'anno. E a uh, diciamo, fine aprile c'erano ancora delle minime che andavano in, un in una giornata, addirittura siamo andati sugli 0 ⁇ 0 ⁇ di minima e una decina di massima. In altre giornata è andata un pochettino meglio. Però la minima non passa i 10 gradi. Quindi, attenzione, che farà freschino. Quindi, se volete andare a Fiorentina e Fiorentina, maglioncino. Fiorentina e Fiorentina. Ci saranno 40 gradi all'ombra. E al nord-est, però, è un po' più difficile. Guardate, in Restamina 35. 35, c'era tanta gente che, specialmente i piani alti dello stadio, nei settori. Uh, senso di più di piccionaia che si era lamentata uh, che faceva freddo, perché comunque fa freddo in, que in, que diciamo in, quella zona, uh, in quella zona degli Stati Uniti e in quel periodo dell'anno fa ancora abbastanza frescolino. Quindi, specialmente con un evento che va, diciamo, oltre le 10, 11 di sera. Vai. Mi piacerebbe molto andare Perché Fili eh, è... Philly... A Fili non c'è un ca... Ci sono due non cose Non c'è niente la, la, la Liberty Bell, la... E, la la Liberty Rocky, Bell e la scalinata di Rocky Liberty Bell E la ah, scalinata di vabbè esatto. e Se vuoi, fart vuoi farte le, le varie Le varie che steak Cioè le, i, va I vari posti Dove fanno Dove fanno praticamente la, la, Diciamo Il classico panino Di Filadelfia con, con la carne e Il formaggio E un po' Di tutto, po tutto dentro Non c'è niente a Filadelfia Però sono molto legato A Filadelfia Per tante cose E quindi mi piacerebbe Cioè Mi piace molto Filadelfia come, come città Per mm. Perché sono legato molto a personaggi come Rocky. <ride> e vabbè, i personaggi di Sunny. Che comunque esatto. a, a Philadelphia non c'è niente di Sunny praticamente sì, esatto. lo, registra cioè, lo registra noi a, a Los Angeles. però certo. l'idea di essere a Philadelphia mi piace molto. Quindi mi piacerebbe anche molto andarci, mm -hmm. però dipenderà tutto dai soldi, dai costi, da dai esatto, costi, tutte, comunque, tutte le cose, certo. Tralasciando che Wrestlemania costa un rene ormai. Devo anche vedere come sarà messa in colorazione. Più che altro hanno anche cambiato i pacchetti viaggio. Quindi diciamo: tipo i pacchetti viaggio di quest'anno per, uh, per chi vuole prendere su una location. Attenzione! perché non ci avranno niente di extra. Cioè, ci sarà l'hotel, l'albergo, l'hotel, magari qualche sconto per il superstore, ma ro del giorno dopo non c'è. Uh, Smackdown del... A parte che bisogna anche vedere se sarà nella stessa città eh, Perché comunque non è, non è assolutamente detto Smackdown non penso Smackdown, oh, oh, oh. Beh, Smackdown sì, Ovviamente. Smackdown era la stessa città Best, okay. Smackdown la sera prima sì. Era la sera prima, quindi penso che sia nella stessa città Holofame non è compresa Quindi, uh, quindi diciamo sono. Cioè, I prezzi sono aumentati e in più ti hanno anche tolto roba Rispetto praticamente ai travel package Che faceva. Che organizzava direttamente la WWE negli anni passati Però a livello economico A loro conviene aver fatto questo accordo Con un location però, Adesso però ti loro. faccio una domanda Dimmi? Philadelphia Call of Fame ECW ECW secondo ICW. me è il tema eh direi Bene puoi mettere ti faccio tre nomi che potresti mettere Sì. Rob Van Dam Sabu No, è, è, Rob Van Dam è già dentro già dentro ah è eh, vero sì. è già dentro eh vabbè Sabu Sabu lo puoi mettere dentro uh, Tommy, Tommy Dreamer, Dreamer Tommy Dreamer dentro si sì. Raven Beh, insomma, cazzo cazzo, sì, sì, diciamo che non, non so se faranno un'intera classe legata ICW. però no, sicuramente, certo, però, sicuramente ICW, essendo, essendo a Filadelfia qualcosa di ICW probabilmente potresti, potresti anche metterlo. C'è cioè, chi dice Tez in, in chat, e Tez ha il problema che è dell'IW, però bisogna vedere, mm. diciamo, la, in passato comunque la... Tipo Billy Gunn è stato fatto andare per esempio alla Hall of Fame sì, della, esatto. della DX, della IW. Dell sì, cioè, 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 non è un problema da parte della IW, al limite sarebbe un problema da parte della WWE. Ma il discorso Taz non è che stia facendo, non è che, si, che, 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 non, li sti, che non, non stia tirando merda sulla compagnia. Quindi, di base, mm -hmm. magari non vogliono loro. Sì, cioè, esatto. Dipende anche come sono i rapporti con le compagnie. Sì, sì, esattamente. Con, esattamente. con la compagnia, perché comunque. Taz non è che sia così in buoni rapporti, contando che ogni 3x2 quando può, la merda la tira. Mm -hmm. eh, quindi, eh, boh, cioè, è sempre il solito discorso, eh, cioè, non dipende. Tanto, da tante cose. Poi, io oh, questo certo. abbiamo visto. Scott Steiner, eh? Nella, nella loro Mai dire mai, ma esatto. Cioè, do, do, cioè, dopo Steiner, dopo Scott, effettivamente può entrare. No, esatto, no, Vabbè, no. Vabbè, parte, parte Scott Steiner. Abbiamo avuto anche altre tuoi. Però di passare. abbiamo cioè. avuto Warriors. Abbiamo San avuto Martino, San Martino, Martino. Cioè, abbiamo cioè, alla, fi cioè, alla fin abbiamo avuto fine. fine gente, sì. esatto. Sì, dipende. dipende di gente con cui comunque. Dipende, rapporti. dipende cosa vorranno fare. Poleman Pol credo che sia abbastanza un must, direi. Alla fine, Poleman, anche solo. Al di là del tema di Citizen comunque anche solo per le cose che ha fatto in WWE cioè comunque eh, no, la lo ecco. merita la merita strada oggi c'è un mio amico che mi ha scritto e mi fa ah ho letto su PW Insider che poi Heyman è Ed uh, uh, no. no, eh, -booker, Booker di Raw Io ho detto cosa? gli ho detto ma dove no mi fa ho letto Eman Ed Booker di Raw gli ho detto ma dove l'hai letto? PW Insider vado a vedere e dico guarda che io non trovo nulla e poi dopo un po' mi chiami fa "Cazzo, che cosa ho visto? Che cosa <ride> ho visto? Perché ero sicuro di aver trovato la news, ma adesso che la ricerco non trovo più niente". No, all so all che... allora io, cre io credo che sia più che altro, cioè mh, credo che sia un discorso del tipo adesso che c'è un nuovo regime e considerato che i rapporti pare siano migliorati tra Stephanie McMahon e Poleman e Poleman e Paul comunque il resto della compagnia negli anni Chissà che non offrono di nuovo quella posizione lì a Polema. Bisogna vedere se Polema vuole farlo anche, ov ov ovviamente. Uh, di, certo, di certo mette, sarebbe, di certo sarebbe un, un altro segnale di un nuovo inizio. Perché comunque abbiamo visto, abbiamo visto diciamo, con, con Polema quando era, quando era capo creativo di Rock. Comunque avevano provato a pushare comunque sì. nuova gente. Al di, al di, avevamo provato a pushare Buddy, uh, Buddy Murphy. Buddy che poi Marz, Buddy Marfius, pushare Fury, Black, Fury, Alistair Dione. Black. Poi è arrivato un po' Richard e se ne sono sbattuto il cazzo. Però, andrade, diciamo, il tentativo. Andrade, il Carri tentat carrillo ci puntava un casino su di lui. Sì. Se ti ricordo. Vero, verissimo. Verissimo. Su carrillo puntava un casino. E... Cioè, puntava, non si capiva cosa ci volesse fare perché lo costruiva tipo underdog, ma perdeva sempre Carrillo. Quindi non si capiva dove volesse andare a parare con Carrillo. Però. Anche Carrillo in realtà era abbastanza pushato, sì, sì. Ehm, più che altro, no, boh, boh, bisogna vedere. Bisogna... Io lo metterei a SmackDown, ma per il discorso che tanto è certo, è un altro corso, anche, in chat chat qualcuno, anche in chat su Twitch, qualcuno lo dice. Effettivamente che serve il meglio. Perché effettivamente il Sm SmackDown, in questo momento, effettivamente è più nella condizione di, diciamo, di, di avere dei, veramente dei fagioli magici a livello, di, eh, a livello di contenuti. Cioè, hai gente che la guardi e non gli dai un soldo bucato? Però, magari in mano in mano a polema. Magari puoi, fa puoi fare qualcosa di buono, perché comunque il roster di SmackDown, purtroppo ha un po' di star power, però a livello di varietà di, di combinazioni, varietà, anche diciamo di personaggi pronti. Se vogliamo, latita un pochettino effettivamente. È la, è lo sì, lo ma scherzo, più che altro lo io stiamo dico vedendo. Di non lo dico tanto a livello per chi, di chi c'è, ma più che altro per il discorso che Aman comunque gira Smackdown e quindi gira con i roster di Smackdown per il discorso che de, de, Sì de, con Roman. Di, di Roman e quindi a questo punto piuttosto che, farlo, che fargli fare il double duty eh, Roe Ro e SmackDown poi gli fai fare soltanto il giro a SmackDown. Sì, quello sì. quello sì, è anche, quello vero, dicevo... è, anche vero, è anche vero che ormai da un po' di tempo questa parte dell'alternanza Roe e SmackDown se ne stanno sbattendo le balle. Quindi, sì, quello quindi, sì. Perché tipo hai visto già solo questa settimana a Ro c'era un mucchio di gente di SmackDown quindi alla fine no. lascia un pochettino il tempo che trova, vai. Oh, stavo dicendo, però Eman va raramente a SmackDown. In realtà, è il cazzo perché un paio di settimane. Va raramente a Ro. Però in realtà è andato a fare il promo con. Raw, con e vedi. Con Lesnar e così via. Quindi di base, ogni tanto a Ro lo vedi. E vedi. <ride> Heyman, quindi boh. Beh, vediamo, vediamo che cosa succede. Però per ora non si sa niente su su Triple H che delega ad altri è troppo tro presto è troppo presto, è troppo presto, presto, è troppo base, presto. perché comunque essere... è successa la settimana fa eh, la... Sì, la roba delle emissioni cioè di o se, se, se già sapevano tutti i ruoli di tutti quelli nuovi veramente avevano fatto la cospirazione, si stavano preparando sto colpo di stato da mesi magari poi se lo stanno preparando comunque da mesi però non devono dare l'impressione non devono dare quell'impressione, quindi vanno un po' più con calma. Però, sì, boh, sì, vediamo, esatto. vediamo come si evolvono le cose. Assolutamente, assolutamente sì. Uh, tra l'altro, parlando di Vince, uh, dobbiamo fare una piccola precisazione, perché comunque ho letto un po' di cose in queste ultime, uh, in queste ultime 48 ore da quando abbiamo registrato la puntata del caffè. Perché, va uh, detto, il comunicato e le prime notizie che sono uscite nella giornata. Uh, nella giornata di lunedì sono uh, state abbastanza caotiche per, per capire più che altro cosa è successo, cioè comunque cosa uh -huh. uh, la dinamica della situazione e la storia, la storia dei bilanci da parte della, uh, della WWE. Uh, semplicemente lo ha precisato Brandon Farston, è nella giornata di, di oggi, alla, alla fine. Il discorso è legato a questo: alla fine non è che Vince McMahon... Uh, ha preso dei prestiti praticamente da parte della, mm -hmm. della WB, semplicemente uh, per diciamo la uh, per, per, le regole, uh, per le regole, fiscali, praticamente degli Stati Uniti, siccome questi, questi pagamenti che lui ha fatto con i fondi suoi, non con fondi della mm -hmm. compagnia, hanno comunque, ben, eh, hanno comunque dato dei benefici alla WWE Perché comunque hanno evitato magari delle cause eh, Hanno comunque evitato problemi Sostanzialmente per la compagnia Per le regole fiscali americane Anche se sono pagamenti fatti con fondi personali Andavano comunque messi a bilancio Cioè andavano comunque messi uh -huh. eh, nel bilancio della compagnia È una situazione un po' strana Un po' particolare Però eh, è quello diciamo il nodo, eh, il nodo della faccenda Quindi... Eh, Detto che la situazione, come l'avevamo vista noi lunedì, quando era uscito poi tutto quanto, era uscito il comunicato da parte, eh, da parte della WBL la, la comunicazione alla, alla alla SC, che comunque è l'organismo di controllo delle società quotate in borsa. Cioè, praticamente è una cosa che vale principalmente per le società quotate in borsa. Siccome sono, sono comunque, le società, pubbliche, a... le società pubbliche, società pubbliche. Eh, devi comunque dare il, la comunicazione di questo. Devi comunque mettere la bilancia, anche se sono soldi tuoi. Alla fine, perché comunque la compagnia ne farà un beneficio. Ecco il nodo: il nodo gordiano, praticamente. della questione. Vai, no, volevo dire una cosa. È Grazie a Morlui. Uh, Morlui93, che si è abbonato yes. al livello 1 per tre mesi consecutivi. Molto gentile, grazie mille, grazie mille. E poi c'era, uh, ieri sera c'era Gianluca Bruno che dice: Grazie come sempre sì. per la compagnia, e sinceri complimenti a Ieribre, tu nuovi incarichi. Grazie mille, meritatissimo, un grosso in bocca al lupo. Grazie, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Sì, uh, te lo stavo leggendo poco prima che saltassi. Eh sì, eh sì. Uh, dicevo, uh, comunque la questione è quella, cioè il, ed, ed è anche un mot il motivo per cui. Gli organi federali si stanno muovendo Cioè comunque eh, Ci saranno indagini ci, A livello federale Proprio da parte degli organismi eh, Degli organismi competenti Sì praticamente a... Potrebbe aver frodato il fisco Mettiamole in questo Sì esatto Esattamente Si parla di frode fiscale Praticamente Molto Diciamo eh, le, le opinioni Le opinioni che ho letto In queste ultime 48 ore Parlano di eh, Magari delle multe In arrivo per quanto riguarda la, Per quanto riguarda la WB Però a parte quello Effettivamente eh, tutto può accadere a questo, a questo punto, comunque, il fatto che Vince, eh, che Vince McMahon si sia dimesso eh, dalla WWE nel momento in cui ha praticamente fiutato, o comunque gli è arrivata alle orecchie la, la comunicazione che gli organi federali stavano arrivando. O comunque arriveranno per indagare sulla faccenda. Evidentemente la situazione non è proprio all'acqua di rose per quanto riguarda no, vuol dire per quanto dire la Vuol dire che, che probabilmente qualcosa... qualche, qualche problema c'è dal punto di sì, vista, dal punto di vista legislativo. Qualche... Ha fatto... Diciamo che ha fatto la stronzata. Mettiamolo sì, così, esatto. Es che es esattamente. esattamente. Poi, eh, per il riassunto è quello: ha fatto sì, sì. la stronzata. Quindi vediamo, vediamo cosa succede, vediamo, vediamo cosa. Uh, vediamo cosa come andrà a finire praticamente questa questa faccenda. Ripetiamo sempre solo all'inizio eh, per, uh, per quanto riguarda questa, questa situazione. Uh, comunque, sì, la precisazione era dovuta, perché, comunque abbiamo, diciamo, le idee un pochettino più chiare. È un effetto, praticamente della legislazione americana o comunque delle regole fiscali americane per quanto riguarda le società quotate in borsa, o comunque le società pubbliche, in questo caso, che poi comunque, uh, come, come la WB che è comunque la società pubblica che è quotata regolarmente alla borsa di uh, Wall Street. Tra l'altro uh, tra l'altro parlando di WB WWE. Facciamoci un piccolo girettino uh, su Yahoo Finance. Uh, il titolo WWE in questo momento, o meglio un quarto d'ora fa, perché comunque c'è una differita di un quarto d'ora per, uh, per quanto riguarda gli aggiornamenti in, uh, su Yahoo Finance dei, del titolo in borsa della WWE, è quotato a 69 dollari. L'altro ieri era arrivato a 70. Uh, era arrivato a, un po', arrivato a 76 mi sembra che fosse arrivato al sì, lunedì di forse addirittura di, di, di più eh, no, lunedì era, era 70, 71 praticamente 71, 72 dollari diciamo che la situazione si è un pochettino calmata nelle ultime, eh, nell ultime 48 ore più che altro perché magari sono eh, sono arrivate diciamo opinioni per quanto riguarda perché, il titolo è... perché è salito lunedì il titolo in borsa perché comunque c'è stato un upgrade da parte di un fondo importante eh, di un fondo di investimento importante che ha passato il titolo WWE da BB eh, da tenerlo in considerazione a comprarlo perché l'opinione, l'abbiamo detto anche durante il caffè, l'opinione, abbastanza. un'opinione abbastanza diffusa a Wall Street è quella che la WB sarà venduta, o comunque che questa situazione di Beans McMahon renda più probabile una vendita della WB, a chi non si sa, però i nomi ben o mai sono sempre quelli: NBC, Amazon, Disney, eccetera, eccetera. Uh, evidentemente, nelle ultime 48 ore. C'è un'opinione un, un pochettino meno convinta magari su questa cosa e il titolo si è un pochettino stabilizzato, però comunque è intorno ai 70 dollari, che comunque è un, eh, diciamo, è un risultato notevole, perché per fare un esempio, eh, negli, ultimi, negli ultimi sei mesi praticamente il titolo ha viaggiato, eh, tipo sei mesi fa a gennaio il titolo era a 48 dollari, adesso siamo a 69, quindi eh, comunque ha avuto un'ascesa di... Uh, 70 su 22, più, più del 50%, quasi il 50% quindi del, del suo valore. Uh, e probabilmente salirà ancora quando quando sarà ora di andare a ridiscutere i diritti televisivi perché comunque c'è uh, è successo così anche 5 anni fa se vi ricordate 5 anni fa il titolo WWE era schizzato altissimo in, uh, in borsa perché, uh, perché praticamente c'erano c'era la sicurezza era, che si faceva che i diritti di che i diritti scherzi. sarebbero stati molto alti per esempio nel, nel 2019 a settembre il titolo era 96 dollari addirittura quindi uh, e, e, e loro gli, gli accordi li avevano annunciati più o meno in quel periodo credo no o comunque inizio 2020 se ricordo, se ricordo bene giusto o era o era inizio settembre, o era, o era nel 2019 che è cominciato il contratto di, di Sky. No, settembre 2019 è quando è cominciato il contratto con, uh, con, uh, con Sky. Allora, e allora era in quel, in quel periodo, diciamo, poco. Poco prima, da giugno, da giugno a luglio, che il titolo è ha cominciato praticamente da apri aprile era 39 dollari e poi ha cominciato a salire, 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 salire perché stavano discutendo i diritti televisivi. E poi sono arrivati i comunicati per quanto, riguarda la, uh, per quanto riguarda i nuovi accordi con NBC e con, e con Fox, che sono stati molto, molto, molto remunerativi per quanto riguarda la, la WB, e molto probabilmente saranno così anche gli accordi che verranno ridiscussi uh, per il uh, 2020, dal 2024, fine 2024 in avanti, credo che sia lì che scadono i contratti con. NBC Universal e con Fox per quanto riguarda l'Italia ricordiamo che il contratto di, uh, di Discovery Plus di, di Warner Bros. Discovery Italia con la WWE scade il prossimo anno quindi, uh, quindi se ne riparlerà Neanche tra tanto tempo, onestamente, credo che, credo che siamo comunque abbastanza, abbastanza vicini, tutto sommato, al, a, diciamo, a cominciare a ridiscutere praticamente la, la questione. Vedremo come, vedremo naturalmente come andrà a finire anche lì la, uh, la situazione. Non, non mi posso sbilanciare in un senso o nell'altro, non tanto per segreti professionali, ma perché proprio non so un cazzo, quindi, quindi non vi posso dire assolutamente, assolutamente nulla sulla, uh, sulla situazione. Uh, tornando a RO, uh, praticamente di, questa, uh, di questo lunedì, allora innanzitutto due domande che prendo dal chat. Non so se l'avete già detto Ma ho sentito che Triple H abbia in mente Una sorpresa per SummerSlam Magari il ritorno di Bailey. Ecc. No è una speculazione in realtà Sì non, È una speculazione Di cosa era cosa Era, era Brestle 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 Brestle. In sì. pratica dicevano che SummerSlam sarà Il primo, il sì. primo show Interamente buccato Dal triplo Sì eh, Quindi, quindi Potrebbe voler fare Una grande sorpresa Giusto per fare, per fare il botto Perché è il mio primo show E quindi facciamo Una sorpresa della Madonna Sì non è più una speculazione Che una vera Che un vero rumore. E dice Dice per esempio Sono un autore tedesco in chat E dice Non credo ci dovrebbe già essere Edge E probabilmente Edge Sarà summers SummerSlam Edge sarà a Poi vabbè Puoi anche fare Puoi anche fare altri ritorni eh. Certo no, perché L'anno scorso abbiamo visto Abbiamo visto due ritorni A summers C'è eh. sempre Goldberg Eh <ride> comunque abbiamo visto L'anno scorso, scorso ci sono stati sia Becky che, che Lesnar, quindi comunque puoi fare anche più di un ritorno, not, un, di un ritorno grosso. Yes. Il discorso è il discorso che, che poi è la roba che faceva più ridere di quella della roba che ha scritto di WrestleVotes, perché la roba di WrestleVotes diceva una roba, era una super cazzola, che diceva Triple H vuole fare una grande... è il primo show di Triple H, Triple H ci farà una grande sorpresa solo se questa cosa ha senso. Vabbè, che vuol, che vuol dire che a cazzo? Cazzo cioè. vuol dire? Cioè, a cazzo è Vince Russo che fa le sorprese per, eh, infatti. tanto per farle. Alla, alla fine, uh, comunque, tornando, tornando a noi, Beli be è fuori da un annetto. Eh sì, cos'è? Giugno, no? Giugno, giugno 2020, 2021. Il 2021 sarà fatta male, perché sarà fatta male durante il Giugno-luglio, sì. Giugno-luglio 2021, sì, è un anno eh. giusto. Che esatto. Eh, pare che lei sia pronta da un po', però non c'hanno ancora piani. Quindi... Poi in realtà se la vediamo... Fatto il crociato Quindi non si sa Quindi solitamente il tempo di rento del crociato è un annetto. Sì, i crociati sono da, vanno dai 9 ai 12 mesi. Quindi, eh, quindi, esatto. sì. Dipen quindi Dipen dipende, 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 dipende. Però bene o male siamo con quelle tempistiche lì effettivamente. Esatto, uh, dicevo c'era uh, un'altra cosa che era arrivata in chat un attimo solo che vado a leggere uh, per voi a Sambas hanno più probabilità di tornare Edge, Bailey o Charlotte? beh Edge, Edge. credo che torni sicuramente Edge è, Edge è già praticamente sicuro eh poi il fatto che fanno il match io, io tra l'altro contando contando come è andata a finire il lunedì non escludo neanche che, che vinca il Judgment Day e che poi alla fine arrivi Edge a, salva, a salvare il misterio eh anch'io io perché Misty Run ha già vinto a Ro fai 50-50 eh, io un pochino ci spero che tra l'altro finisca col turn di Dominic eh? mi piacerebbe molto più che mm. altro perché basta Dominic col padre <ride> <ride> eh però come, come lo spieghi a livello di, di storyline perché, perché dopo le ultime due settimane diventa un po' più difficile eh è un setappone cosa? è un setup. Cioè, era, era eh, una trappola okay, per eh, vendicarsi. È ok, però, però dopo le ultime due settimane è un pochettino più difficile effettivamente spiegarlo, perché comunque Ria è andata, è andata a prenderlo, praticamente poi l'ha menato, quindi... È vero che puoi fare take one for the team, cioè esatto. puoi fare il setup, diciamo che è un pochettino più difficile da spiegare, alla fin fine, fine questa, questa, questa cosa diventa... Di, rischia di diventare praticamente una sorpresa tanto per farla, effettivamente, il, il termidomenica a questo punto. Più che altro non ha molto, mh, non ha molto senso, diciamo... Uh, forse Fare il ritorno di Edge E poi fare il turno di Dominic Cioè il ritorno di Edge Cosa fai? Lo fai menare un'altra volta? Non... Difficile No no Edge entra Dominic fa il turno E dopo entra Edge Ah ok, no, okay Secondo me Vanno semplice semplicemente I Judgment Day che vince Edge arriva a salvare Mysterious E Può poi essere. Poi vediamo Vediamo un po' Cioè la, 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 tengono, la tengono semplice, mettiamola, mettiamola così. Vediamo un po' cosa, un po cosa succede. Comunque c'è tempo ovviamente per, uh, per vedere cosa Più cosa che altro succede, poi sono in 3 contro 2, C'è cioè quello che mi, 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 mi lascia stranito. Mm -hmm. Perché sarebbero... In, cioè o fai Dominic che guarda Erey ed Edge contro il Judgment Day, oppure non saprei. perché sì, chi, chi aggiungere, 2, eh. chi Tu dici chi aggiungere praticamente judgment al, al Judgment Day. Eh, questa è una bella domanda effettivamente. O magari fai, fai edge, edge contro uno dei due e poi altro. Alla, alla fine Però effettivamente Ha senso che ne aggiungano uno Per fare poi un eventuale 3 contro 3 Alla, alla fine Bisogna anche quando farlo Se farlo in, in, in Inghilterra O farlo O farlo in altra, in altra sede Non saprebbero chi Non saprebbero effettivamente Chi eh, aggiungere è in, qu in questo momento quantomeno. A meno che non ci A meno chi, che A me. meno che non aggiungi A meno che non aggiungi Veramente un t-bar cioè Metti un t-bar comunque <ride> eh, Lo stavo per dire A eh. meno che non aggiungi A meno che al Judgment Day Non aggiungi t-bar Così almeno Tanto c'è un cazzo da fare cioè, esatto. Lo riabiliti un attimo. Esatto. Contando che adesso c'è il triplo e comunque sappiamo che dai Djakovic al triplo piaceva, magari potrebbe cercare di riabilitarlo. Eh, esatto, vediamo un po'. Vediamo Beh, un po' vediamo. cosa succede. Vediamo, vediamo un po' cosa succederà sabato, eh, sabato notte. Eh, tornando a Ro, alla, alla fine, delle cose che, di cui non abbiamo, non abbiamo parlato, ehm, non, non ci spenderei tanto tempo, anche se l'ho già, già detto ieri sera. Eh, Alexa Bliss vuole andare per il titolo femminile. Credo che sia sì. un più uno. Uh, cioè, nel sì. senso, se, se, mh, lei vuole andare contro l'avversario di Bianca Velèa contro, contro Becky Lynch, cioè Becky Lynch praticamente, uh, lei vuole affrontarla dopo Summers, eh? vedremo se sarà a Raw vedremo uh, al pay per view inglese. Comunque, eh, secondo me, permangono ancora i problemi per quanto riguarda lei, nel senso. Lei è fottutamente anonima. Cioè, no? È sì. generica la matti. Lei, cioè, non, non... Mi sembra che proprio non abbiano, non abbiano veramente idee in questo momento. Magari con. Magari con un cambio creativo, magari qualche. qualche cosa riesci anche a tirare. Cioè, speriamo che tirino qualcosa fuori. Perché, perché al di là delle critiche che l'abbiamo abbiamo fatto durante il regno del terror, a me dispiace vedere Alexa 5 in, in. Diciamo, usata così male, francamente. Perché più penso che, che possa altro, essere un asset per. No, più che altro è il fatto che sia. Il fatto. Cioè, lei ha sempre funzionato molto, molto bene da Hill. Sì. E quando era Babyface era accanto a Nicky Cross, quindi aveva praticamente. Era praticamente la Ilish in un team dove praticamente. Semi-comedy. Chiamiamolo semi-comedy perché c'era Nicky Cross che faceva la chimera. Sì, catina. è vero. Eh, da Babyface pura lei è stata solo nel periodo fin d'essa e io ce ne scampi quindi c'è cioè, boh, secondo me sì, è perché, porto... ricordiamo io... che te... ricordiamo che tecnicamente lei era babyface eh, nel momento in cui, esatto. in cui era non, posseduta dalla Ma non so, se, funziona... non so se, se il suo personaggio funziona be... se lei funziona da babyface perché comunque okay. non, non, non mi convince tantissimo a me non sta convincendo tantissimo lei in questo momento mm. io, io credo che al di là al di là delle, del diciamo della tua opinione che comunque è corretta perché comunque effettivamente lei storicamente funziona molto uh, molto meglio da heel che non da babyface il problema principale torno sempre a quel punto è il fatto che comunque Comunque, evidentemente, non hanno idee loro per lei in questo momento. Perché si vede che non hanno mm. che non hanno idea. Cioè, lei è passata in tre settimane a fare un promo: dire non amici. A far tag con, Asu, con Asuka. E poi lunedì far tag con, uh, con Nikki. Con chi cazzo c'era? adesso tag team partner lunedì, uh, De Scusami, no, De era con Asuka. A me ah, è sì bene. scusami, chi era? Chi non mi ricordo più. Alex ha fatto il match singolo contro Dudrop Ah Alexa contro Dudrop, perfetto Quindi evidentemente c'è un problema dal punto di vista, uh, dal punto di vista delle, delle idee Perché comunque in tre settimane le ha fatto fare tre cose completamente, uh, completamente Diverse, due settimane fa che aveva affrontato Lei, eh, che prima quando aveva fatto il promo Non ho amici praticamente E mi sembra che erano Dudrop e... Era sempre Dudrop e cosa Ed era, ed era con, As con, As con Aska, però alla, alla era con As Aspetta, vado, era vado, vado, vado a vedere perché non mi ricordo in questo, in questo momento ho Un attimo di, di vuoto di, di, vuoto durante... di memoria No, Hanno fatto il tag team, tipo poi lei aveva detto che lei non aveva amici, una roba del genere. Allora lei, ha, allora, lei ha fatto... Uh, L'11 ha fatto Alexa Bliss e Aska contro Dudrop e Nicky e 6 Poi, settimana scorsa ha fatto Alexa Bliss, Asuka e Denabrook contro Doudrop, e A.S.H. e Tamina. Durato due minuti e mezzo. Sì, era il, me era il match che era poi finito mezzo in vacca perché hanno messo il titolo, titolo 24-7 in mezzo, quindi sì. un po', un po quello mezzo Quello che ha durato tre minuti. Due minuti e mezzo, sì. Vabbè, quello di lunedì è durato quattro, non è che sia durato tanto in più. E lunedì ha lunedì affrontato Dudrop. Però sì, per essere comunque... Uh, lei, tra l'altro, se ne è anche giustamente bullata nel, uh, nel promo back. Il fatto che comunque la, la bambola sia Numero uno nelle vendite di WB Shop. Il trattamento, diciamo, di chi porta la bambola, francamente mi sembra discutibile da parte della, della WB. Mm. Paga puramente le tempistiche, perché comunque in questo momento è anche dura praticamente togliere di mezzo chi stai usando. In questo momento, nelle zone, nelle zone alte della card. Almeno per quanto riguarda RO. Uh, per Però, allo stesso tempo, hai comunque questo asset che comunque no, evidentemente non stai usando al meglio, perché è evidente che non lo stai usando al, uh, al meglio. Uh. Capita come, come quando, come quando non, non hai, cioè non hai idee, non hai idee e, quindi, e quindi purtroppo le conseguenze sono, sono queste qua, praticamente. Lei, tra l'altro, lei, lei quantomeno, quantomeno non sta perdendo da un, mesetto, da un mesetto a questa parte. No, lei la tengono in alto, lei comunque è tenuta. Sì, L'ultima sconfitta, vero, aveva fatto un periodo in cui comunque aveva perso il Fatal Five Way, che aveva vinto Carmella, e poi la settimana dopo aveva perso con Liv Morgan. Intanto in un match è durato anche quello abbastanza niente. Però, da dopo Man in the Bank, effettivamente, ha sempre vinto, ha vinto un match di secondo piano. Perché comunque ha vinto invece il secondo piano, però effettivamente eh, non, ha, non ha più perso anche negli, anche negli all show, non perde però anche per, que per quello che valgono ovviamente gli show perché comunque negli all show vincono quasi sempre i babyface, a parte Roman Reigns e, e, e campioni vari che non devono perdere le cinture. Vediamo se, e, e penso che sarà così, eh, se devi fare il match in, in Galles praticamente lei probabilmente sarà un più uno e poi vediamo dopo ovviamente cosa, cosa succede. Lei avrebbe bisogno non tanto di diventare il, principalmente, cioè puoi anche girarla il eventualmente. Però il problema principale, credo che sia sempre quello: cioè comunque gli ma le mancano direzione, evidentemente, che non ha la direzione là, in questo momento. E quindi, mm -hmm. e quindi ha bisogno, diciamo, di, di un piano creativo dietro, alle, alle spalle. Anche non necessariamente legato al titolo, però comunque un'idea: cioè comunque qualcosa che comunque ti dia. Un inizio, un proseguimento e poi un finale adeguato. Per quanto, cioè, utilizzarli in modo adeguato praticamente. Hai tre ore mi sembra. mi sembra strano che comunque non trovi un modo di utilizzare Alexa Biss. È vero che è un discorso che possiamo fare anche per altra gente, in quello, uh, quello dirò. Però il diciamo il suo beh, beh, mi sembra il, uno dei più evidenti, secondo me. Gli ultimi bisogna tempi. vedere la. La, la direzione creativa nuova, esatto. comunque si torna sempre al solito discorso. È un, è, un, è, un, è un nuovo giorno, cioè comunque un nuovo giorno per la sì. WB Quindi, uh, a livello creativo intendo. Quindi dobbiamo dare tempo al tempo e vedere come, come si adegua, ovviamente. Il, il nuovo regime creativo. Esatto. Vai. E, vedere, e vedere che succede. Cioè, non solo con lei, ma anche con l'Italia, può essere tutto come prima, come può essere tutto diverso. Ah, ormai, certo. Quindi, bisogna, vedere, bisogna, bisogna aspettare e vedere. Eh, come, ho detto, come ho detto ieri, eh, agosto potrebbe essere per quanto c'è la questione di Castle. Ad agosto hai 5 settimane dove non succederà nulla mm -hmm. perché non c'è perché, non è, perché, perché è, è un mese senza pay per view. Hai 5 puntate, quindi magari puoi già sperimentare un cicino di più. E poi, come dicevamo l'altra volta, come dicevamo poi caffè, la restaurazione totale probabilmente se deve arrivare. Arriverà intorno a ottobre con certo. la season premiere sì, o se il draft season premiere, e, e rischia rischi anche, tra l'altro, di essere ancora presto perché comunque hai due mesi, hai i pay per view di mezzo, cioè per me di, di mezzo, bisogna vedere se ci sarà il tempo praticamente per fare una buona transizione. E dare proprio un, un via, diciamo, alla, uh, diciamo alla, al nuovo processo creativo per quanto, uh, o comunque alla nu alle nuove direzioni per quanto riguarda: al al, nuovo al, regno tenendo, se, tenendo, tenendo sempre conto, Tenendo sempre conto, uh, Che comunque certe cose, probabilmente per Restel non potranno, non potranno cambiare, perché magari hai già dei piani a lungo termine, che è giusto che non vengano cambiati naturalmente. Tutto qua, uh, stavo, uh, stavo, uh, stavo stavo guardando, stavo guardando. Una, uh, un attimo di, diciamo. C'è già, già che si sta chiedendo praticamente chi sarà l'host di, di WrestleMania a Filadelfia. Ci sono, ci sono le, opzioni, le opzioni le opzioni, più bieche, praticamente ci sono. Uh, ci sono, per esempio, ecco qui. Ci sono due abbiamo due serate. Ecco i due host. Per esempio, c'è cioè il, il Philly Fanatic da una parte e Gritti dall'altra. Cioè, le due, io, le, due le due orribili mascotte delle squadre no, no, è di, il di baseball Green e Man. di hockey di Filadelfia. Green Man è meglio. Chi scusa? Ma Green Man. E chi è Greenman di grazia? Scusa, mi metto le eh migliori. Charlie di Sun in Filadelfia vestito di verde. Ah, no, ok. Non, non, non me Che era la, la, la mascotte che lui diceva che portava fortuna ai Phillies Vediamo, vediamo se sarà così E che fa, e che fa, e che fa praticamente, e fa, che fa Rissa con la mascotte dei figli Svera in una puntata uh -huh. Ma allora, Comunque gli host, host, del, host di Philadelphia. la gang, eh, cioè, eh, tu, molto. tu dici? Eh sì <ride> vediamo, vediamo, un, vediamo the un po' Philadelphia, <ride> The gang host Filadelfia, bellissimo, the gang host WrestleMania, cioè eh, si scrive già da solo Sì, sì Uh, tornando, a, tornando diciamo a, uh, a, a noi Tornando diciamo ad altre, uh, ad altre, uh, ad altre cose um, uh, non, non trovo l'elenco Ecco qua uh, Poi cos'altro c'era di, di cui non abbiamo parlato? Uh, non male la rissa tra Bianca Belair e Becky Lynch Francamente mm, Un po' irritante Bianca Belair però diciamo quantomeno ha restituito pamper foca passami quel passami quel tweet che voglio rispondere una roba quale scusami quello degli host delle mascotte ah è l'ultimo uno degli ultimi tweet di Sean praticamente è il Fred praticamente con solo un uomo può fare l'host di r 40. 1040 infatti sono cercando di capire chi cazzo è quello che ha quello che ha quello che postato però però non riesco non riesco a non riesco a capire Um, vediamo un po', uh, vediamo un po' altre cose. No, dicevo, um, uh, uh, vediamo, vediamo un po'. For, uh, Mitch Williams, forse, non lo so. Non lo so vado, un attimo, vado un attimo a, a, lo a sto vedere. La sto cercando. Eh. Uh, vediamo un po'. Uh, tra l'altro, c'è un'immagine veramente. Sì, è Mitch Williams, praticamente. Mitch Williams che è praticamente. Uh, praticamente il, um, No, credo che sia così. Aspetta, un secondo, che vado, vado a vedere chi, uh, di, chi uh, di chi si. Ah, no, Lenny Dykstra. Scusami, scusami. <ride> Lenny. Lenny. Lenny Dykstra Che, uh, che pratica... ah, no, ah, no. La foto di Mitch Williams. Uh, dei, dei Phillies adesso però non, non, uh, devo, devo, devo vedere chi, chi diavolo è praticamente Mitch Williams e, e perché è perfetto praticamente uh, per, per fare l'host di WrestleMania uh, tornando ah ecco perché uh, ho capito è il diciamo è il, è, il, è il wild thing originale quello a cui praticamente ah, okay. si, sono, uh, si sono ispirati probabilmente per uh, diciamo il, per, per, il, per il personaggio di, di Rick Vaughn in, in, in Major League Baseball eh, nel, nel film, praticamente, nel, nel film Major League su quella più della Lega. Comunque, boh, ecco fatto. Tornando a noi, uh, altre opzioni per Ostia Rest Resta e Sì, le mascotte, però vediamo, <ride> vediamo cosa succede. Tornando La a gang. noi. Dicevo, no, buono promo tra Bianca Belair e Becky Lynch. Eh, Bianca Belair ha restituito Pamper focaccio, praticamente, a Becky Lynch. Cioè, eh, Becky Lynch non è, stata, non è stata fatta parlare, quindi si è incazzata come una iena e ha attaccato Rissa con, con Bianca Belair. Vediamo come va a finire sabato il match. Se, non penso a questo punto che sarà un match di 20 secondi, credo che sarà un, diciamo, una, una bella rissona, però non penso che Becky, Becky Lynch vinca alla fin fine. fine. Poi vediamo che succede dopo, perché eh, viene anche questo dipinto bene o male come la chiusura di un cerchio. Comunque un po' la fine della fight un po' come Roman Reigns e Brock Lesnar quindi vediamo se se dopo praticamente cioè cosa accadrà con Becky Lynch dopo uh, dopo Summerslam non dovesse se non diciamo uh, se non dovesse praticamente uscire da uh, uscire da Summerslam praticamente con la cintura tutto qui vai eh sì vediamo <ride> vediamo, un vediamo, un po cosa... Po cosa, vediamo un po' cosa succede sì. eh, eh... Un po' è, è, la, è la solita situazione, bisogna capire un po' dove andiamo a parare, tutto il resto e cosa fanno vedo in chat c'è gente che è terrorizzata che finisca in pareggio. Mm -hmm. e... eh sì. Boh, vediamo, vediamo. I, i, è una stipulazione, che te lo, no? Quella è, Roma, no, è Roman Reigns contro Becky di Lynch e Bianca. Io stavo parlando, ah, Becky Lynch e Bianca sarà un gran match. Cioè, allora, le cose sono due. O sarà un gran match o sarà uno squash per continuare la storyline di Becky. Uh -huh. le, 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 le opzioni sono quelle. Eh, se la squash sarà. Se, se fanno un gran match e Becky perde, continui la storyline di Becky. Se non fanno un gran match ma fanno uno squash, eh, comunque sarà una continuazione per la storyline. Il personaggio di Becky che sta sbaccando di testa per la storia delle cospirazioni sì. e del. No, beh, non, sì. non, non, diciamo, non, non sta diciamo parlando tanto di cospirazioni, sta parlando un po', un po meno. Però effettivamente. Eh, più che altro, la domanda è: come Deve toccare il fondo? No, ma come la porti fino a WrestleMania? Cioè, siamo ad agosto. Quando, quando finirà Sambers, saremo più o meno è di agosto. Di devi arrivare a WrestleMania. E lì è lì, è, diciamo, è. Lì è, un altro bravo. è un altro paio di maniche. Mettiamola così. C'è da, da dire che, comunque, è anche vero che il triplo. È sempre, cioè, è stato. Negli anni di NXT è stato bravo a fare queste lunghe costruzioni di, anche di 6-7 mesi e di sviluppo di personaggi in 6-7 mesi, quindi comunque con cavalcate e evoluzioni nel mentre, quindi, comunque vediamo che cosa ci fa. È il solito discorso. Noi ci basiamo tanto anche sul booking del triplo di NXT, però bisogna capire cosa farà adesso nel main roster. Eh, purtroppo a differenza di, di Vince Che sapevamo che comunque un modo di portare avanti le cose ce le ha Giusto o sbagliato che sia eh? Perché comunque mm -hmm. ha il, sì. tutto il suo modo di fare le cose eh, Però bisogna capire adesso come gestirà Triple H queste situazioni Quindi lì eh, credo che dobbiamo solo aspettare e vedere fare E vedere cosa succede Cioè è, è sempre il solito discorso e bisogna dare. Cioè, in questo momento è difficile fare previsioni su cosa succederà e come succederà, sì. perché avendo un controllo creativo completamente diverso da tutto quello che abbiamo visto finora nel main roster. Eh, cioè, questa è la prima volta in. Da quando. da, da 40 anni? 50 anni. Sì. Con Vince McMahon non sappiamo cosa succederà. Quar a 40 anni creativo. diciamo, perché lui comunque ha preso la, la WWE all'inizio anni 80 quindi, sì, facciamo eh, 40 anni. In 40 anni. Lui, cioè, è la prima volta che non c'è Vince McMahon ed booker della compagnia. Sì. Poi cioè... ripetiamo: essendo comunque lui ancora l'azionista di maggioranza della compagnia, un po' il becco comunque ogni tanto, magari ce lo mette. Però non vuol dire che debba che vada lui a decidere. La direzione creativa. Però ogni tanto. Anche sì, lì, anche come come detto venisse... ieri, come, come Don Vito Corleone, magari qualche consiglio al, a, a Michael certo. Triple H Corleone, magari glielo dà. Però, Dico, cioè, se, eh, venisse fuori, se venisse fuori che. che Vince buca, buca. al posto di Triple H, sai che viene fuori. Lì sarebbe un problema. Lì sì, sarebbe fuori un problema. Un bordello... Lì sarebbe un problema. Viene fuori un bordello di... Un bordello... No, 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 alla... non sto dicendo... Non sto dicendo... Però, ripeto, ogni tanto magari qualche indicazione... Cioè, non bucare proprio le storyline settimana per settimana, giorno per giorno... Però, diciamo... Qualche consulto sulla direzione generale, qualche, qualche opinione sua? Sicuramente Vince la dirà. Eh. Sì, certo, può, di può dirla, poi dipende. Poi, di... però, poi sì, eh, esatto. Poi, però, poi però toccherà l'ultima parola, parola. Dovrebbe, dovrebbe avere la Triple H, H esatto, perché non è, più, non è più nel board neanche. Vince, non so. è più nel board e se venisse fuori che Triple H eh, fa quello che dice lui. Eh, Sono cazziamari. Sì, cioè, diventa, son cazzi amari, diventa, e... diventa una situazione un pochettino più spinosa, quello sicuramente eh, Diventa una situazione spinosa certo. perché comunque se tu sei fuori non puoi dare ordini e se dai ordini poi è, è, un è come quando venne fuori che Russo bucava la, la, la TNA alle spalle di, di Spike TV con Spike TV che aveva chiesto espressamente che Russo non fosse mai più coinvolto in niente. Mm -hmm. Diciamo che ci fai una discreta figura di merda e non solo, non solo perché comunque. Anche magari ti ritrovi Fox e USA che dicono: Allora, questo sei dimesso per i problemi che sono venuti fuori. Sì. Uh, poi parliamoci chiaro, uh, in questo momento sembra che, que che le due non abbiano ancora Cioè, comunque anche con le prime accuse non è uscito fuori che abbiano messo il becco sulla situazione. Cioè, se ne sono fatte abbastanza loro entrambi, Tami Network. Però può benissimo essere che se succede una roba del genere i Network si alzano e dicono: Aspetta un attimo. Questo ha fatto quello che ha fatto, per quanto fino a prova contraria innocente, però non ci piace tanto essere legati a, queste, a questo tipo di persone. No? Cioè, quindi, boh, vediamo cosa succede. Sì, che, che Vince possa un giorno alzare la cornetta e dire a Triple ah, quel nano <ride> alza, di merda. Di... Alza la cornetta, Vince McMahon ti aspetta. Sì, diciamo. che, che, <ride> che, che alzi la cornetta, chi i Triple E, ci dice: Ah, quel nano di merda di Johnny Gargano, che cazzo ci fa. <ride> campione WWE <ride> toglilo subito e metti ah! e, e metti, ah, Zion, like e metti Zion Queen <ride> e Triple H risponde sì ok pop va bene pop sì. ok ciao 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 sì. Johnny adesso adesso, adesso Zion King ti gioca in due secondi sì. <ride> cioè no. non, non lo puoi sapere alla fine può succedere anche quello eh, perché sì. comunque è vero è l'azionista di maggioranza e tutto il resto però non, non ha più diritto di voto in teoria Contando, contando come stanno andando le cose a NXT ti dico Chi non suggerisce probabilmente Tu cazzo Ma che poveraccio Lo stanno sì. bastonando Come un Come uno zerbino A NXT no. Non ricordo necessariamente L'ultima volta Che ha vinto un match In maniera, maniera, maniera netta Praticamente Credo dai tempi In cui era in, in coppia con sì. Dexter Loomis Sì Uh, poi, poi, poi abbiamo. Cosa abbiamo avuto? Vabbè, eh, tornando alla Bliss niente da dire, francamente, sul, sul match tra Alexa Bliss e Dudro. durato 4 minuti no, e poi ha vinto niente. Alexa Bliss pulito praticamente con il. Uh, poi con ho il, visto i diritti. Che fuori onda è arrivata Ronda a, a picchiare Dudro e... Ah, l'ha me messo online sta cosa, me la son persa. Su... Ah, ok, me la son persa. Si è messo online su, sui social, che è arrivata Ronda sì. perché stavano facendo un sit-in ed è arrivata Ronda. <ride> a fare, a, a, fare a, a, cart lotte. a cartellarle come è giusto esatto, che fosse va. diciamo Picchiarle. e poi uh, ecco non abbiamo parlato ieri sera ne parliamo, eh, ne parliamo adesso Impulsive TV con Logan Paul Marise e The Miz io non so te io, allora, di allora Dio farlo. benedica The Miz che ha tentato di salvare questo segmento Eric, non riuscendoci però voglio fare una domanda l'hai no. dovuto tradurre te questo no fortunatamente no okay. questa settimana ho dovuto tradurre altre cose, però però fortunatamente mi, forse perché mi hanno ascoltato la mia richiesta, probabilmente ho detto "No, per l'amor di Dio, non datevi più Misti TV perché, perché se no vengo a cercarvi con no una roncola. Qualcuno. Se no vengo a cercarvi con una roncola". No, poi l'ho detto scherzando ovviamente, però eh, però diciamo, quantomeno questa settimana Misti TV non mi è toccato. No, però il segmento seg io il segmento lo trovo terribile, cioè, non, Allora, non so voi. il primo segmento, allora mi è, mi ha è piaciucchiato il Primissimo segmento Quello partito in onda con i due in rissa Quello, quello sì, quello non è, è stato, stato male L'inizio dello, cioè comunque... dello show non è stato male Comunque Diciamo che ti dà un eh, era que... Ti butta subito due... nell'azione stata... Cioè quella cosa lì è stata molto figa Perché ti buttava subito nel... al centro dell'azione Quindi comunque era, era un inizio caotico Ed è stato carino mm -hmm. È una cosa da Triple H quella Lo faceva anche spesso in NXT se ti ricordi sì. È una, ehm... cosa, è una cosa anche molto da Impact, eh, va detto. Cioè Impact eh, spesso iniziava con dei ri rissoni senza quartiere. No, Impact finiva sempre con il rallying. Però ogni tanto iniziavano con le, con le, con le risse, che, con addirittura 3-4 gruppi che si menavano, si menavano a cazzo all'interno impact Zone No, ogni tanto capitava a NTN sì, e a Impact. Io mi ricordo molto di più che tutte le puntate, che c'era la Running, e che tutte le puntate finivano con, il, con la mega rissa, con tutti che si picchiavano. Quella sì, anche, anche, anche Night eh, finiva, finiva così ai tempi, tempi d'ora. Comunque, comunque sì. E, vai. Um, no, dicevo. Uh, quello mi è piaciuto. In... Allora, a parte che, palese, hanno abbassato i... Hanno abbassato tantissimi i microfoni del pubblico mm -hmm. perché sentivano i crischi per, per Logan Paul. Però, però mi aspettavo onestamente peggio, peggio. peggio. Mi devo aspettavo di più, devo dire la, più, la, aspettavo la verità, di mi, aspettavo peggio. Eh? Aspettavo peggio, però... sì. mi aspettavo peggio. Mi aspettavo peggio anch'io, però comunque... Di base non è che stia funzionando. Cioè sta funzionando meglio di quello che mi aspettavo. Nel senso che mi aspettavo molta più caciara, però comunque non è, non, non è che. Sai, sai cosa? I, I fischi alla fine ci sono stati forse più per la menzione del fratello. Perché lui sì. ha menzionato il fratello che, tra l'altro, l'Opera lo, al Garda. Sì. Un sacco di fischi. Un sacco di fischi. fischi sì, perché Jake Paul sta forse ancora più sul cazzo rispetto, rispetto a Logan Paul. Però, diciamo, per, per il segmento ho anche visto tanta indifferenza, effettivamente. Sì. Più, che, più, che, più che, comunque, che comunque coinvolgimento e odio nei confronti di, di Logan Paul. va detto che il segmento non ha aiutato. Perché comunque i segmenti, oh. a livello di, di writing, sono terribili, secondo me. Però, eh, cioè, le Miz, eh, Miz che, scusa, Marisa che arriva sul ring con sta borsa a forma di palle, praticamente. Eh, che, che di, cita la, diciamo le dimensioni medie dei testicoli americani con sì. giustamente Logan poi Boyd ma chi è che misura i testicoli cioè, fortunatamente De Minza è arrivato a, a tentare di salvare la situazione, non riuscendoci no. però, però diciamo quantomeno apprezzo il tentativo da parte di De di, di, di tentare di salvare la, eh, la, la situazione mi ha, ha fatto ridere che, eh, che, che Miz si, si sia autodefinito Big Match Miz. Come, come Big Match Sina, praticamente. Big, Big Match Maggie. Johnny, anzi. Chiedo, chiedo scusa. E vediamo non c'era ce l'era Sì, più che altro quando è partito con la solita filippica. Io ho fatto. Allora, promo medio di The Miz. Sì. Io sono The Miz e sono fantastico. Sì. Io sono due volte. Io, io dovrei essere due volte grande slam sì, esatto, perché sì. io sono due volte grande slam più che pushato dovresti, dovrei dovrei, dovrei dovreste avere, avere più rispetto nei miei confronti più che dovrei essere sì. pushato comunque sì dovreste avere più rispetto dovrei essere campione due volte grand slam champion eh, ho battuto John Cena nel main event di WrestleMania sono vincitore di un main event di WrestleMania ho ho sono una star globale Ho fatto cinema so Ho un reality show Che è seguitissimo Non è vero eh, Bla 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 bla, bla. Sai, chi, sai chi rischia di avere questo rischio? Eh? Chi rischia di avere questo mm. rischio è brutta Chi rischia di entrare molto presto in questa, in questa pattern In questo praticamente... Mm. E, e lo, mi è venuto in mente tantissimo guardando NXT. Cora Jade rischia tantissimo sì. di andare in quel. Perché questa settimana ha fatto chiaramente il promo di Dolph Ziggler. Eh. Ugu sì, uguali sì. identici. Le mancava solo il should, should have been me. Però il promo è assolutamente uguale, identico a quello che, mm. quelli che fa di solito Dolph Ziggler, Deve, Devono stare attenti a come, a come la fanno. Parlare, che rischia effettivamente di diventare il generica numero, numero 4. Nel giro, di, nel giro di poco tempo sarebbe un po' un peccato. Vai avanti. Poi ne parliamo sì. quello per registriamo e... la parte di Next mamma, e, e, e che palle i promo di The Miz. Che <ride> palle tutti i segmenti di Demiz. The... Cioè, tutto questo per dire che due coglioni, i segmenti di Demiz. Sì. Uh, comunque, vabbè, alla fine, alla fine è arrivato Ciampa praticamente a menarlo con, con l'aiuto di, di The Miz, praticamente. Miz, cioè, con l'aiuto di Ciampa Miza è riuscito a fare la Scalcrash in finale. E poi, comunque, il segmento, il segmento è, finito, è finito lì. Uh, poi c'è stato un segmento strano nel backstage con gli Street Profits e gli Usos e Jeff Jarrett, anche soprattutto. Mm -hmm. Perché dico strano? Perché mi è sembrato, cioè, l'impressione che mi ha dato quel segmento, magari, anzi, probabilmente non intenzionale. Uh, cioè, che questa storia di Jerry te l'abbiano un po' fatta diventare una roba comedy. Non, non so se anche tu hai avuto questa impressione. Cioè, cioè no, neanche Jerry. Cioè, che lì con praticamente i profits e gli usos che fanno come Aldo, Giovanni e Giacomo quando facevano i vecchietti, che appena se ne va fanno. Cioè, mi è sembrata un po'. Mi è sembrata un pochettino una, una cosa. Cioè, che, che, che involontariamente l'abbiano stato un segmento questa... abbastanza cioè, comedy. Non, non mi ha dato questa impressione. Mm. Non me l'ha okay. dato questa impressione. Vabbè, è un'impressione che ho avuto io, vai. Eh, ma comunque, non c'è cioè, boh, chi, 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 secondo... se, chi se ne frega di Gerard? Sostanzialmente, mm, quello che sì, vuoi è, dire è, forse. è lì okay. solo perché hanno. Solo per mettere perché sono a Nashville e devono vendere qualche. Eh, biglietto per mettere le, le vai locale, e va, e va detto. che va detto, da, Adesso vado a vedere i dati perché siamo arrivati all'ultimo dato che avevo per quanto riguarda Summersdam: 34004 Uh, bisogna vedere quando hanno annunciato Jared e quando praticamente. L hanno annunciato. Cioè, qua, da quanto, quanto hanno venduto nelle settimane dell'annuncio di Jared? Non tantissimo, effettivamente. Eh. Stavo guardando quanto, uh, quanto hanno aggiunto. Un attimo solo, che vado, che vado a prendere gli ultimi dati. Per quanto riguarda, uh, per quanto riguarda la, uh, i biglietti. Allora, gli ultimi dati uh, Allora, hanno annunciato due settimane fa. Sì. Quindi uh, partiamo dal. Partiamo dal. 15 luglio diciamo, sì più o meno ci siamo 15 luglio, 15 luglio erano 30.003, eh, l'aggiornamento di oggi l'ultimo, tre... beh no 34.004, sono venuto 4.000 biglietti, non so quanti, non sappiamo quanti sono da... Eh, ovviamente da... Da diciamo da come motivazione a Beno Gerret però comunque da quando hanno annunciato Jarrett a oggi, praticamente sono andati via altri 4.000 biglietti. Tanto c'è scritto distribuiti e non, non sappiamo ovviamente quanti venduti, quanti omaggio. Però eh, perché comunque una quota omaggio comunque viene sempre distribuita nelle, nelle città dove ci sono gli eventi eh, gli eventi da più o meno grandi a seconda, seconda dell'evento. Però comunque eh, da, da quando da quando è arrivato, da quando hanno annunciato Jarrett a oggi c'è stato un aumento di 4.000 biglietti, era 30.000, adesso siamo a 34.004. Il dato definitivo dovrebbe essere. A occhio sui contando anche magari gente che decide all'ultimo momento di andare a vedersi SummerSlam allo stadio, eh, diciamo 36-37 mila. Mettiamola così il dato, il dato eh, definitivo. Sì. Dipende, dipende, dipende poi uno come, come, lo, come lo considera. Alla fine è in linea con SummerSlam dello scorso anno a Las Vegas. Sempre tenere conto che comunque questo è uno stadio che ne tiene il doppio, quindi uh, bisogna vedere se dal punto di vista economico per la WB questo è successo e pare, par che, e pare che lo sia, sia. Pare che lo sia, sia, sia un successo. Sì, già. pare che lo sia, non so se la WB poi uh, potrà essere contenta più che altro dell'affluenza. Secondo me, se, se buchi uno stadio, punti ad avere comunque il pubblico più grande possibile, 35.000. E ok, mettiamola così. Ma non è un sì. numero esagerato. Tutto qui per, cioè, per dire 35.000 per Rest Mania, secondo me sarebbe un risultato deludente. Per quanto 35. riguarda. 35.000 per WrestleMania, è... cioè contando. 35... Prima... Anche, anche, divisi, anche divisi in due serate, cioè 35 una sera e 35 l'altra Quindi 70.000 in tutto. Però non se ne Tiene 65000 65. sarebbe un, diciamo, un mezzo, mezzo floppettino. Altro... Diciamo. Sì, esatto. Beh. Anche se magari sarebbe dal punto di vista economico un successo per quanto riguarda la, la WB, cioè, sarebbe sì, comunque un buon dato economico. Però, sì, sì. a livello di visuale, magari il Rest loro vogliono avere un studio pieno. Ma secondo me volevano avere uno studio pieno anche per SummerSlam purtroppo non ce l'hanno fatta per un motivo, per un motivo sì. o per l'altro. Però a livello economico dovrebbe essere comunque un buonissimo risultato per quanto riguarda la WB, stando comunque a, a tutte le opinioni eh, di, degli addetti ai lavori, tutto qui. Uh, poi uh, altre cose praticamente. Uh, vediamo vediamo un po' se tanto lo vedono la sera dopo nel ring chi se, chi se ne se fa l'arbitro uh, ah sì perché poi va a lottare giustamente eh lo so però un conto è Samberson un conto uh, cioè un conto è Samberson un conto è quella roba con Ric Flair anche come per Ric Flair alla fin fine sono in un posto che di, di che di, di posti a sedere ne ha tipo 3.000 2.000 3.000 quindi comunque Uh, magari, magari non c'è neanche. Cioè, più che altro, ok, lo vedi sul ring la sera dopo. però, teniamo anche conto che tipo di match. Cioè, vai a vedere Eric Flair che 70 anni, con tutto il rispetto. Eric Flair, però, 70 anni, cioè. Vai anche, magari, un pochettino per piacere morboso alla, alla fine. Mm. Uh, qualcosa secondo me, cioè, eh, non so quanto, hanno quanto effettivamente abbia portato Jarrett. Eh, secondo me, non tantissimo. Però, effettivamente, da quando l'hanno annunciato oggi, la differenza è di 4000 biglietti. Quindi, qualcosa probabilmente avrà, avrà portato a livello più che altro cittadino, ovviamente. Tra chi praticamente vive a Nashville, non penso che è uno, eh, che a uno di magari, di New York che fa la trasferta per andare a vedere Samage gli fa di avere Jarrett. Anzi, secondo me, ne fai una mazza. A no, livello no, locale, magari, a livello locale, magari qualche è biglietto. È per, è per, il, è per il pubblico locale sì. cioè è l'eroe locale, locale che buchi giusto per cercare di attirare di più il pubblico locale è un po' come se fossimo effettivamente a Memphis e prendi, e prendi, ti giari, metti, e prendi avanti, Jerry Lawler a Memphis bucano certo. sempre Jerry Lawler esatto. e tra l'altro se buchi Jerry Lawler a Memphis vendi un sacco di biglietti Sì. Uh, per quanto riguarda il Galles, gli ultimi dati in possesso di WrestleTix, che, uh, gli ultimi conti fatti da WrestleTix che risalgono a uh, 11 giorni fa, sabato 16 luglio, parlano di 60.000 biglietti venduti su, una, su un setup al momento di 71.000, quindi comunque è andata bene. Uh, non è sold out, che è un po' una mezza sorpresa, contando comunque uh, il fatto che il primo primo in 30 anni in Galles Però contando i prezzi, quantomeno, 60.000 è già un enorme risultato. Faranno una bella una cassa. Licchia. Faranno una bella cassa. Specialmente, sì. specialmente se poi uh, ci sarà comunque un, un buon, diciamo, un uh, come posso dire, un buon influsso di, di merchandising comprato da parte del pubblico del pubblico del, di Cardiff, potrebbe sì, consigliare... essere una buonissima serata a livello economico, per la WB vai. Eh. Sì, ma poi lì. Comunque è un cioè con i prezzi che hanno fatto e tutto il resto è un grandissimo successo. Quello di, di mettere come un, è un grande successo, perché comunque è vero, noi ci aspettavamo. Tutti si aspettavano soldati istantaneo de, del robo. Però con i soldi che, con il, con i prezzi che c'erano, era, era legittimo pensare che ok, sarebbero andati bene, perché comunque alla fine la gente che va la trovi sempre. Cioè, il certo. Certo discorso. De, noi dicevamo. Noi, quando abbiamo visto i prezzi di Brestelmeenia, noi abbiamo detto ciao, tenetevela tenete la Brestelmeenia, perché comunque sono tantissimi, però comunque qualcuno che ci va lo troverai sempre. No, sai, sai cosa, più che altro, anche il, nel, nel discorso di Flair l'abbiamo detto anche, anche prima. Uh, il discorso dei, dei pacchetti viaggio è il fatto che comunque c'è meno roba rispetto agli, agli altri, cioè sono, sono aumentati i prezzi e ti hanno tolto roba perché comunque i biglietti per of l'HoloFan non ci sono, i uh, biglietti per SmackDown non ci sono, i biglietti per Olympics non vero, ci vero. sono, eh, però, però sai già che comunque anche Qu quelli andranno a ruba lo stesso, ah certo, cioè più che altro però se voi prendete devi prendete per i fatti tuoi e non, è, e non è detto che comunque magari li trovi, probabilmente sì, però, però diciamo che eh, ti costa di più probabilmente perché oltre al pacchetto viaggio che è già aumentato esponenzialmente se poi vuoi andare a farti anche gli eventi collaterali devi prendete anche gli eventi collaterali, quindi mm. vai a spendere praticamente ancora, ancora sì, più vai soldi su Stabab. E, e, no, e beh, Stabab sta, sta, sta ti, ti pelano probabilmente, a meno che, eh, non, 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 so, vai, a meno che non vai il giorno è... stesso, però quando proprio devono. i, i bagarini devono far fuori le, le scorte. Però eh, se, li prendi, se li prendi prima, tutti i Kitmaster comunque ti pelano effettivamente, specialmente per quanto riguarda il wrestlemania, a meno che non vai il piccionai. Mm. Cioè, resta media, parlo di Role parlo di, di SmackDown. Però, uh, però, nella maggior parte dei casi, comunque, non costano comunque pochi biglietti per quei weekend lì. Tutto qui. Se poi vuoi anche andare a, a farti uh, wrestle con, vuoi andare a fare gli eventi extra delle altre compagnie, rischia effettivamente di diventare una bella vacanza. Una vacanza bella costosa adesso, con, con l'aumento che c'è stato, praticamente, dei pacchetti di viaggio da WWE. Però, effettivamente, gli conviene. Cioè, comunque, bisogna. Finché praticamente troveranno, troveranno gente che lo vende, E tanto, tanto di guadagnato Uh. Gente che Finché c'è una richiesta, il mercato non, non si ferma. Il mercato non è che ti dirà ah no, vabbè, torniamo, facciamo, facciamo sconti o facciamo pagare meno. Finché c'è richiesta. Uh, allora, i, i puntini. Allora, l'avvocato Stan Paolo che dice: Non credo i in numeri inglesi perché vedo tanti settori. Ma in realtà, se guardi la piantina, non sono tantissimi. I, i puntini. Ci sono biglietti in tutti i settori, quello sì, però non sono. Uh, non sono tanti, uh, non, non sono tanti invenduti nei settori dove comunque c'è ancora, ancora ro roba a disposizione. Facendo il conto, alla fine dovresti arrivare Dovresti arrivare a comunque 11.000 biglietti disponibili. Tenendo conto che magari alcuni settori non ne li hanno neanche messi in vendita. Di base, però, comunque hanno, hanno effettivamente esagerato. Dico i prezzi, quello, quello è assolutamente discutibile. Sì, la vedi ce l'avevo davanti. Aspetta, che vado a riprenderla. Eh? Vado... Il problema è il fatto che hanno messo dei prezzi veramente fuori mercato. Sì, sì. Hanno un po' esagerato, onestamente. Però ripeto, è un po' il discorso che si può fare, per esempio, anche per la Juventus. Cioè, io sono tifoso della Juve. Uh, quest'anno l'abbonamento in curva all'Alliance Stadium costa 600 euro per, per i rinnovi. Quindi, figuriamoci per, 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 i nuovi, uh, per i nuovi abbonati. E va detto che quest'anno, complice anche gli ultimi due anni non proprio felicissimi dal punto di vista dei risultati. Effettivamente c'è stato un calo di abbonamenti perché pare che abbiano chiuso la campagna abbonamenti a 20.000 abbonati e gli altri anni si chiudeva a 27.000. Quindi, c'è stato comunque un calo. Però, è, la, è, la, è, il, è il discorso della domanda dell'offerta. Cioè, finché hanno gente che comunque è disposta anche a, 600 è euro, a pagare 600 euro, loro giustamente fanno bene. Da questa lezione, probabilmente magari diciamo: Ok, magari stavolta abbiamo un pochettino esagerato. Prossimo anno, magari che 600, la curva le facciamo a 5,50 per esempio, o 5,70. Comunque le caliamo di un pochettino e cerchiamo di praticamente di ritornare eh, ai livelli presenti. A parte che comunque, secondo me, il discorso degli abbonamenti. Per tutte le squadre di calcio e non solo per la Juventus, eh, è molto legato ai risultati. Cioè, se la Juve quest'anno dovesse vincere il campionato, o comunque dovesse vincere qualcosa di importante, il prossimo anno. Anche con questi prezzi, comunque c'è più gente che si abbona perché comunque la squadra prima vinto certo. campionato E comunque vincente. Vale così anche per l'Inter, per il Milan, per qualunque altra squadra. La Roma ha vinto, ha vinto la Conference League ed è arrivata, è arrivata eh, quinta o sesta in campionato lo scorso anno. Però, avendo vinto la Conference League, quest'anno ha fatto molti più abbonamenti lì rispetto a quello che avevano vinto. comunque, ridai fiducia alla tifoseria eh beh, certo, è ovvio. Più vedete, è ovvio perché certo. Se sanno che invece perdi sempre. È esatto. Non una Squadra competitiva, sì. magari c'è non è meno voglia di dire. Specialmente nel caso, nel caso della Juventus, che comunque è una, è una tifoseria molto, molto diciamo, eh, che ha il difetto di, di non godersi le vittorie, perché comunque la Juve storicamente ha vinto talmente tanto che. Eh, tipo gli, gli ultimi scudetti c'erano un po' le battute che avevano fatte che i tifosi della Juve non festeggiavano gli scudetti vinti ed è un po' è vero, purtroppo perché comunque, eh, perché comunque gli, nei nove, diciamo la differenza tra il primo scudetto vinto nel 2012 e l'ultimo vinto 8 anni dopo praticamente a livello di festeggiamenti è esponenziale c'è una grande differenza, c'è molta meno gente a festeggiare, a festeggiare lo scudetto vinto, eh, vinto dalla Juventus eh, il nono rispetto al primo vinto nel 2012 nei, dei 9 consecutivi questo è il difetto di avere la pancia piena poi se a ciò aggiungiamo Uh, I due anni in cui comunque la Juventus è andata male in campionato, perché, comunque non ha vinto il campionato, è arrivata alle prime quarta, ma comunque non ha, non, ha vinto, non ha vinto lo scudetto. Diciamo, paghi paghi un pochettino il, il tutto, e in più aggiunge anche l'aumento dei prezzi, che sicuramente non ha, in questo caso, non ha, non ha aiutato. Vediamo poi cosa succede ovviamente con il eh, vendite dei biglietti. Per quanto riguarda alcune partite, ho visto che ho visto che hanno calato un po' i prezzi. Questa, perché tipo Juve, eh, Juve Sassuolo a ferragosto, in curva, ci puoi andare con 20 euro. Quindi, comunque non è un prezzo. Non è un alto, Infatti, sto pensando di andare con con Opi perché il prezzo è, è abbordabile e interessante per vedere la prima, la prima stagionale Però ne, fine dell'off topic cal calcistico però dicevo per quanto riguarda i uh, diciamo i, uh, i, i biglietti uh, no non hanno aperto tutte le file da venta sì sicuramente non hanno aperto tutte le file da venta eh? assolutamente discutibile perché lo stadio lo stadio non ne tiene 70.000 lo stadio ne tiene molti di più ne tiene almeno 10.000 -15. 15.000 in più quindi comunque sicuramente hanno, non hanno venduto dei, non hanno messo direttamente dei, dei settori uh, ma fanno sempre così eh? fanno assolutamente, ma fanno sì, assolutamente sì, sì, esatto. così ma anche, settori, anche nei palazzetti cioè solitamente loro app prendono un setup per un tot di spettatori se vedono che eh, superano cioè eh, se superano quella soglia di biglietti ne aggiungono altri uh -huh. cioè aprono altri settori quindi dicono guardate che uh -huh. ci sono altri settori finché non arrivano al sold out però di base quando, ogni volta, quando aprono le vendite non aprono tutti i settori quasi mai uh -huh. li aprono, aprono man mano che, che le vendite vanno avanti anche perché se devi cioè, devi anche allestire il tutto quindi, cioè, se tu, tipo, tu non allestisci uno, una, uno stadio da, per 100.000 persone, per 100 persone quando non sai se venderai tutti quei posti, tu dici, guarda, io lo allestisco per 300.000, per, per 60.000 e poi arrivi a, eh, quando arrivi, quando mag magari ne vendi tutti quei 60.000 e dici, toh! Non siamo sold out. È saltato, sono saltati fuori altri 20.000 biglietti. Sì. E ti riempi gli altri. Certo, assolutamente così. E fai così, è, è normale, è... Si, fa, si fa così. Ah, uh, c'era una domanda. Ah, no, c'era questa cosa, visto che parlavamo di, diciamo durante il caffè, anche di chi potrebbe ritornare, per esempio, in, uh, in WWD alle diciamo di ex pupilli se vogliamo di Triple H, pare che Tony Khan abbia detto: Basta ed Open. Che Adam Cole è sotto contratto con le fino al 2027, quindi non se ne parla per, per 5 anni. Lo stesso vale per Malakai uh, Black. Credo che abbiano firmato tutti a lungo termine per la IW. Più che altro il discorso non è tanto se questa gente poi. No, 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 non è sicuramente un problema. Il discorso, cioè, nel senso: non lo sarà per un po' di tempo, sicuramente, a prescindere perché anche chi non dovesse aver firmato per 5 anni, comunque 2, 3 anni, secondo me, in IW se li fanno. Il discorso è: visto che comunque molti pensano che la compagnia sarà venduta, chissà quando poi questa gente sarà libera. Chi sarà a capo della WWE Se effettivamente ci sarà ancora Triple H e Stephanie con il regime attuale O se magari la compagnia non sarà stata venduta A NBC, Comca uh, Disney uh, Amazon eccetera eccetera Cioè la situazione della WWE Che c'è adesso Visto che comunque molti pensano che la compagnia possa finire comunque in vendita, o meglio, che ci sia possibilità ancora maggiore a questo punto di, eh, che, la, che la WB venga messa in vendita, chissà come sarà la situazione a livello, a livello di regenzione tra qualche anno, quando poi certa gente tornerà sul mercato. Mettiamola così, è sempre un po' per fare la metafora, metafora calcistica anche, anche in questo caso. Tutto qui. Uh, MJF nel, nel 2024. Sì, MJF sarà già molto più interessante. Adesso che non c'è più, uh, più Vince McMahon e c'è Triple H, un MJF in WWE lo vedo più possibile. Sicuramente, personalmente. Uh, Gargano, vediamo se torna. Vediamo se. Diciamo, dicono, è probabile che torna in WWE. Dipende da lui. Dipende da lui alla fin fine. Cioè, dipende se, se lui ha voglia o meno di tornare in, uh, in, me in WWE. Magari. Vai, scusami. Adesso che c'è il papi, sì. No, sì, maga magari, che... magari, magari, magari vorrà aspettare ancora un po' di tempo per godersi il figlio. Però, però sì. di base, cioè, dipende da lui quando vorrà finire sabbatico. Alla fine, fine tutto qui. Poi, esatto. poi vediamo. Però, adesso che c'è il papi. Lo vedo molto più vicino alla WWE che da altre parti. Filippo sì, Pagano certo. è molto legato a Triple H. Cioè, ha detto, detto che si sente spesso con Triple H. Sì, sì, Possibilissimo, certo, certo, certo. Anzi, Triple H gli ha anche, gli ha anche promesso la foto con il piccolo quill dove con, con lui che lo indica. Quindi... <ride> Carina, sta cosa dai. Uh, altre cose di, di Raw di cui, non abbiamo, di cui non abbiamo parlato. Cioè, per dire, c'è anche per, c è, c è un sacco di gente che scrive, che su Twitter dice, riassumete la cota. Cioè, che, che, chiede, che chiede a gran voce la riassunzione di Dakota Kai. Non so se avverrà, però comunque diciamo che contando che tutta sta gente erano pupilli o comunque gente legata a Triple H, la possibilità. La possibilità ormai c'è, poi vediamo chi mm -hmm. viene richiamato e chi no. Sì. Perché non è che possono richiamare tutti. Certo No, quello che volevo dire era, era un'altra cosa. Uh, il discorso di Dakota Kai è, è sempre il solito. Cioè, se vuoi riassumerla e vuoi riprendetela magari per mandarla nel main roster, tanto ti guadagnato. Però devi avere un piano. Cioè, comunque devi sapere cosa farci praticamente con lei perché per prenderla e non, e non ecco. utilizzarla praticamente poi alla fin fine non, cioè, non conviene neanche cioè, diventa poi uno spreco di soldi e sarebbe un peccato più che altro per la compagnia ma soprattutto per la Kota Kai che comunque eh, che comunque secondo me merita di meglio rispetto al, eh, a quanto l'abbiamo visto, visto fare praticamente negli ultimi tempi a, a NXT però una, una sua giunta nel main roster sarebbe ottima secondo me se, se ci fosse un piano per lei se, se avessero un'idea un chiara e e duratura su come, su, come, su come utilizzarla. Pare che l'abbiano presentata Tony Khan negli, negli ultimi tempi, complice Stockley Hadway, pare. Però vediamo se, vediamo se alla fine. Vabbè, non è che di là potrebbe fare molto di più, eh. No, però un'aggiunta. Cioè, comunque. Comunque un'aggiunta. Mettiamola così. Sono d'accordo con te sul fatto che. Le, non è che metti la Kai nella divisione femminile AW e automaticamente va a vincere i titoli del mondo. Quello, eh, quello non eh, sono d'accordo con te. Non è, non è così scontata come cosa. Però migliorerebbe il Roster. Migliorerebbe il roster e diciamo, sarebbe. Mettiamo così: sarebbe più utile per la compagnia, magari che non per lei. Personalmente, aggiungerebbe, secondo me, tanto al roster femminile dell'AW eh, della, dell Per lei. Jury's out come, come si dice cioè La giuria è fuori E non, non, non sarò in disaccordo Con chi dice che comunque eh, nei W non farebbe molto di più Di quanto ha eh, fatto in, in WWE Tocca vedere vedere che succede Però a livello, livello puramente tecnico basta, La eh, sua aggiunta migliorerebbe tantissimo la basta, vedere, basta vedere il fatto Tutta quella gente che diceva che Ruby Riot In WWE era usata di merda E in AEW avrebbe fatto faville Ruby Riot non è che stia facendo stia, La stiano buccando come un un top name della, fed, della, comp, della, della divisione. Eh. Cioè, mm -hmm. Ha fatto due o tre match importanti. Però adesso dov'è? Non fa un cazzo. Vediamo un po'. Cioè, Vabbè, padre, allo padre, stesso padre, padre, tempo, padre, Liv Morgan è già Liv Morgan, Liv Morgan è, che era sua pari, è già molto più avanti, per esempio. Scusami, non ho capito che stavo, stavo con Morgan, che era una sua pari, sì. anzi, era una sua sottoposta, sì. è molto più avanti. In Quello, momento, sì, beh, sì que beh, grazie. Gerarchie. Campionessa, in questo, in questo momento, Quello sicuramente. No, certo, però nelle gerarchie, comunque. Anche non essendo campionessa, è molto più avanti rispetto a Ruby Riot uh, Liv Morgan. Torniamo gerarchie della, della divisione. Sì, 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 sì sicur sicuramente. L'ho uh... visto, scusatemi. Sì, uh, altre cose. Menevent. Menevent non mi è dispiaciuto di, di Roma. Bello il Menevent. Buon Menevent. Mi è un po' spiaciuto la sconfitta pulita di Riddle. Però per esclusione, probabilmente. Per non fare l'ennesima squalifica, Probabilmente dove mm. per fare un finale, probabilmente. Diciamo, la vittima sacrificale doveva essere lui, ovviamente. Sì. A meno che non facevi schienare uno degli Usos dagli, dagli Street Profits, però... Mh, credo volessero più tenere su Roman Reigns alla fine, fine in ottica... In sì, ottica come Sandler, al solito. Tutto qua. E... Rito che poi tra l'altro è, è, preso... è stato anche menato da Rollins, sì. poi tra l'altro... Infatti fine, mi è... sa che vi... Mi sa che vince Riddle a questo punto a, a Summerslam Eh sarebbe la quarta sconfitta consecutiva Però in un premium live event per Rollins eh, Però e... Rollins lo ha distrutto durante la fight eh? Vero, verissimo Tra l'altro per, per l'attacco che hai fatto a meno che, a meno che sai cosa potrebbero fare Pensandoci uh, Viste considerato che, il, che Rossi è chiuso con non c'è modo che praticamente Riddle sia Summerslam. Non vorrei che sia quella la scusa che utilizzeranno per la sconfitta. Cioè, l'attacco subito a Ron non lo fa rendere al 100%. Quindi, quando Rollins lo batte, è per quel motivo. E quindi è protetto, tra virgolette, nella, mm, nella sconfitta so. per l'assalto illegale da parte di Rollins. Puoi utilizzare anche quello, Potresti farlo, eh, sì. potresti farla come scusa. Però, secondo me, vince. Vediamo vediamo un po'. Più che altro, poi devi vedere come lo prosegui cioè alla, alla fine. Perché, cioè, puoi, puoi proseguirla. Puoi farlo vincere, per esempio, in Galles. Perché comunque non penso che finisca qua alla fine. Se vince Rollins no, il no, primo, no. puoi far vincere Riddle il secondo. Poi magari fai la bella. Uh, cosa c'è a ottobre di Pay Per View? Extreme Rules, no? Extreme Rules. Extreme rules -per eh, lo finisci, lo finisci in un Extreme Rules. E lì vinca chi vinca. Che vinca dipende, dipende, diciamo, dal. Dipende da quello che hai in mente per, per Rollins e Riddle, naturalmente. È una. È una fa cioè, bisogna vedere cosa. Uh, come, come posso dire come. Um, non mi viene il, non mi viene il, il nome. Um, bisogna vedere cosa vogliono fare dopo SummerSlam per la lotta titolata. E soprattutto se c'è Roman Reigns. Però, uh, però se c'è Roman Reigns, chi gli andi contro alla fine dopo, dopo SummerSlam? E dopo, eh beh, dopo Clash of the Clans? Ok, 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 adesso senso. C'è scusa? No... Beh, c'è il number one contender dopo SummerSlam, quindi. Sì, do... da, lo sai, sì, dopo lo Sa... sai venerdì do... Dopo SummerSlam, sì, hai già. Hai già... Beh, so sai già che Mackentar, molto probabilmente, perché comunque il match yeah, è il match in Galles, ha senso. Più che altro, dopo lì, uh, dopo il pay per view gallese, vedere cosa... Vedere, cosa... vedere cosa fare. Tenendo conto che per il momento Roman Reigns non è pubblicizzato, per quanto riguarda Extreme Rules. Quindi potrebbe anche non esserci direttamente a... allo show, che si svolgerà tra l'altro alla fine, ah, non mi ricordo. Sì. Finale, non Chicago, Philly Uh, no, Chicago e Filadelfia sono agli, agli no, no, o a Chicago a Philly? Uh, te lo dico subito: a Filadelfia, 2000... ah, sì, Filadelfia, sede di WrestleMania, cioè non è uno stadio, però, però diciamo, dovrebbe essere praticamente nell'arena... Eh, nel, well, Cos'è? Wells Fargo, no? L'arena di, di Philadelphia, se ricordo bene. Ben. Sì, Wells Fargo Center, esatto. Philadelphia, Philadelphia, Ben la sede di uh, Extreme Rules domenica, no, sabato, scusa, sabato 8 ottobre 2022. Uh, parlando tra l'altro di premium live event, anche se non sono del main roster, uh, no, abbiamo parlato ieri sera del, del rumor relativamente a NXT o comunque delle voci relativamente no. a NXT. Ok, ne parliamo adesso, mh, senza dare eh, anticipazioni, sulla puntata, uh, il prossimo speciale di, uh, di USA Network per quanto riguarda NXT è eh, martedì 16, martedì 16 agosto, che sarà Heatwave e dato il nome io spero in un promo dei daddies che insultano il pubblico date le tradizioni di, diciamo di CW Heatwave come come pay per view dubito che avverrà però uh, e poi il rumor che gira perché non è al momento confermato ufficialmente da WB però uh, la notizia che era uscita ieri da WrestleNomics era che lo speciale la, una delle due notizie era che lo speciale sarebbe stato il 16 sarebbe chiamato Heatwave quindi mi, mi dà abbastanza fiducia da quel punto di vista che sia attendibile il prossimo live il prossimo primo live event su Peacock e WB Network e NXT dovrebbe essere domenica 4 settembre vedremo se in contemporanea o meno all'out perché all out, cioè è il giorno di all'out uh, a livello di, di grandi eventi di wrestling uh, non mi sorprenderebbe se fossero in contemporanea francamente i due, uh, i due eventi entrambi alle 8, uh, alle 8 di sera vediamo come andrà, come andrà a finire vediamo se la WWE magari metterà out, uh, takeover, uh, takeover come lo chiameranno il pomeriggio per poi far vedere all'out non ci credo neanche se lo vedo però vediamo cosa, uh, vediamo cosa fanno Uh, mossa curiosa, mossa curiosa. Sicuramente da parte, da parte della, della WWE andare a fare concorrenza praticamente al, uh, a uno dei più grandi dell'anno per quanto riguarda la, la vediamo quanto influirà uh, sui dati di ascolto per quanto riguarda uh, Peacock e soprattutto sui dati di vendita per quanto riguarda, uh, per quanto riguarda all Out per quanto riguarda la, la Non so quanta commissione ci sia tra, tra, i due, tra i due pubblici. Ne avremo una buona, una buona prova direttamente, direttamente domenica 4 quando, quando poi avremo i due. Se effettivamente sarà così Avremmo due eventi in, in contemporanea E bom, basta Non ho altro giorno Se volevi aggiungere qualcosa sulla, sulla faccenda No, no, niente, niente uh, Su NXT, poi parleremo Durante la puntata di Breast Café Molto in breve, puntata abbastanza me tutto sommato di Dnxt sì, niente, niente, niente di che Alla fin fine uh, uh, Riassegno i titoli di coppia Femminili, questo... Sì. C'è molta gente che ho visto sul web Su Twitter in particolare Chiedere l'assegnazione dei titoli A Katana Chance e Caden Carter Vedremo se sarà effettivamente così Secondo sì, me la vincono O lo vincono loro o lo vincono le Diamond Mine Ivy Nile mean e Taiton Paxley Puoi fare, diciamo, perché. E poi ci hanno la faida queste qua, eh. Sì. ne sono abbastanza in faida Hai, diciamo, hai tecnicamente. Hai due, tre team heal. Se vogliamo in questo match, l'unico team babyface è Avignon Hydro un Paxi. Vero che Yulisa Leone e Valentina Ieri hanno fatto il promo con Sanga, che è babyface. Quindi, teoricamente, anche loro sarebbero babyface. Non credo che le daranno, che daranno già loro i titoli. No, però che piccolo, no, il, fatto, no. il fatto che ci, siano, allora, loro, fatto che ci allora, siano loro in questo match titolato vuol dire che la divisione tag ed XT femminile non è messa benissimo perché comunque loro ne hanno bastonato. E eh, io voglio escludere, anche se comunque non puoi mai escluderlo, il terzo regno delle Toxic. Basta. Mm -hmm. Basta. Loro basta cioè, eh, possiamo anche, eh, dopo c'è cioè, tre regni. Direi basta, uh, no. Eh, Katana Chase e Chieden Carter le hanno abbastanza girate. Heal nell'ultimo nell È, vero, è che vero che non, non l'hanno fatto in modo evidente. È vero che... Sì, che sono, sono heal, sono fottutamente heal, ma l'avete visto come cazzo combattono e come si pongono nel backstage? Sì, adesso, sì adesso. sono minimamente Sì, diciamo. Non, è, non, non hanno fatto proprio un turn al 100% effettivamente, però sono già nell'ultima nell fight erano già più heal rispetto a prima. Non, sì. non hanno fatto il turn dove, dove praticamente ti stanno dicendo: Siamo cattive, vi uccideremo. Tutti, però, si comportano da il. Le cose che dicono sono da il e come si pongono è totalmente il. Mm -hmm. Ringrazio intanto Fast Break Podcast. Che ha fatto un ride. Grazie mille, grazie, grazie, grazie mille, grazie mille, ricambieremo appena, eh, appena possibile. Naturalmente, eh, vado anche a, a seguirvi. Così almeno, così almeno ricambiamo, quantomeno, il favore molto gentile che ci hanno, eh, che ci hanno fatto. Uh, tornando, a noi, tornando a noi, avete visto che la guardia del corpo di Cora sarà Babatunde? In realtà, no. Nel senso no. che uh, è, un match, è una roba che hanno fatto in un house show perché hanno fatto un match misto: hanno fatto Babatunde e Cora Jade contro. Uh... Oddio, vado a prendere il match. Eh, comunque, l'altra era, era Sanga, praticamente mi sembra. Quindi, mm -hmm. non vorrei che, vo che vogliono effettivamente fare una faida tra Sanga e Babatunde, a.k.a. il comandante Aziz, che sarebbe potenzialmente abbastanza devastante. L'hanno richiamato Babatunde? O è sempre Aziz? No, eh, aveva il ringattacco là. Quindi, penso che fosse il comandante il Aziz come, come gimmick in, in questo show. Effettivamente, lui in televisione non l'abbiamo ancora visto. Adesso vado un attimo a vedere il... Non che ci siano i lamenti della cosa. No, 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 onestamente, onestamente Non no. mi manca minimamente. Eccolo qua, com eh, Commander Aziz e Cora Jade contro Ivy Nile e Sanga. Quindi Cor Cora Jade contro Ivy Nile hanno fatto in, in questo show in un mixed team match, una cosa un po', un po strana alla, alla fine. Uh, e altre cose da dire? Stavo pensando relativamente a notizie interessanti dal mondo del resto. Vediamo un attimo la chat, così almeno se c'è qualcosa allora... di... È tanto ballando e sto ridendo, mi sembra più babyface. Sì, però. però Nell'ultima fight erano il. erano loro le heal. Vai. Intanto c'è una breaking news. Ok, aspetta, che vado a prendere. Rollins ha infortunato Super King of Bros. Con, <ride> un, attacco, con un attacco schifoso a Ro ah, che okay. è risultato in un. Braccial plexus injury ovvero uno stinger. Ah, ok, perfetto. Un uh, 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 allora, stato... infortunio al, ple al plesso brachiale, credo che siano i, i esatto. bronchi praticamente, no? Sì, è uno stinger praticamente. Plesso brachiale: allora il plesso brachiale. È un, no. è, un è un importante sto leggendo da My Personal Trainer è un importante complesso reticolare di nervi spinali del corpo umano a cui esatto. partecipano per l'esattezza i rami anteriori degli ultimi quattro 4... aspetta eh che, vado, eh che vado che vado Pre gli ultimi quattro nervi speciali cervicali quindi sì una roba al collo praticamente cioè i nervi, i nervi del collo sì c'è scritto è uno stinger è uno sì. stinger cioè sì è una, Riddle. una botta <ride> non è stato, Riddle non è stato eh, dichiarato abile a combattere Uh, fino a, uh, uh, eh, Allora Anzi dice Riddle Hanno cancellato Il match a Summerslam Hanno cancellato ف... il match Ah Ok <s particusch Frank> <floating up> Riddle is medically disqualified Until full strange return Due to this injury Riddle Rollins uh, At Summerslam Has been postponed Mhm uh -huh. Quindi, beh, effettivamente l'attacco che hanno fatto lunedì era un po' troppo forte beh, per poi farlo lottare dopo 5 giorni. Quindi, non, mm. non sono sorpreso al, sì. al 100%. Non vorrei che si siano accorti che andavano troppo lunghi con lo show. allora tagliato. Però, di tutti i match a tagliare, quello hanno cioè, uno dei più interessanti dal punto di vista tecnico. Beh, che altri match hai da, da, da segare praticamente eh. per, per Summers? Dai, ma fammi vedere un secondo. Di, di, chi, di match che possono essere segati. Che eh? potessero essere segati, che che segati. Potessero essere forse segati scusami. Forse c'è solo quello, eh. Lo dico con la morte nel cuore. Eh. Um... Potevi segare Bobby Lash contro Teoria, francamente. Eh? Però pensandoci. Dei, dei due. Eh però lì serve per la storyline interna di Teoria. Della, della, della quello serata. sì, quello sì, quello sì. O magari potevi spostarlo nel pre-show. Pre eh? potevi, sp potevi metterlo nel, nel kickoff. Cioè, puoi farlo comunque. Però spostarlo magari nel nell'ora precedente. E comunque. Bisogna capire se c'è un match nel kickoff. Anche, certo. Bisogna poi vedere. Bisognerà poi vedere sabato notte, ovviamente. Comunque abbiamo otto match in programma a questo punto. Per stamattina. Se Riddle contro Rollins è stato, stato rinviato. comunque, anche per dire. Anche i Mysterious contro, contro Il Judgment Day. Che forse un match, che è un match inutile. Sarebbe per far tornare Edge. Eh, sì. ti ripeto, secondo me non era previsto. Cioè, L'hanno già perché essere, hanno eh? perché han detto perché lo facciamo tornare a diciamo perché lo facciamo tornare a uh, diciamo a al a, guarda, a Roo, al Garden facciamo tornare a Summerslam piuttosto che fine, poi no? tanto a Summerslam non fa il match eh, esatto esattamente uh, tornando a tornando a noi tornando a noi vabbè uh, vediamo la card di Summerslam allora in chiusura poi facciamo le previ la preview di Dynamite e poi andiamo Benevento, uh, Roman Reigns Contro Paul Rock Lesnar In un last man standing match Per il titolo universale Unificato WWE Padme Café Contro Epic Corbin Bobby Lashley Contro Fury Per il titolo degli Stati Uniti Usos contro gli Street Profits Per i titoli unificati Di coppia da WWE Con Jeff Jarrett Arbitro speciale Liv Morgan Contro Ronda Rousey Per il titolo femminile Di Smackdown Riddle contro Seth Rollins In un match 1 contro 1 Bianca Belair uh, Contro Eh uh, no Riddle contro Seth Rollins È stato cancellato Quindi niente uh, Bianca Belair Contro Becky Lynch Per il titolo femminile Di Raw Logan Paul Contro The Miz e i Mysterios contro i Judgement Day in un tag team match senza squalifiche Uh, questo per quanto riguarda uh, Summers, ricordiamo gli appuntamenti nella notte tra sabato e domenica. allora di notte il kickoff su YouTube e su Twitch su WWE Network. Dalle due invece il, uh, il premium live event su uh, WWE Network e Peacock negli Stati Uniti. E così anche per quanto riguarda il kickoff. Uh, per quanto riguarda invece SmackDown, a livello di preview, per quanto riguarda uh, quello che ci attende nella, uh, nella notte tra venerdì e sabato. Uh, abbiamo. 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 Drew McIntyre contro Sheamus. In un uh, good old fashioned Donnybrook match. Uh, con uh, praticamente un match senza squalifiche con, uh, con, il basto con una serie di bastoni praticamente come, i bastoni come armi. Es esattamente. Uh, poi abbiamo Alia contro Lacy Evans. Se lo fanno, perché siamo già quarto, al quarto tentativo. Uh, la sfilata di, della, della Maximum Mel Models per quanto riguarda i costumi. Uh, i, costumi da, I costumi da bagno. Con uh, vedremo se Max Dupri o Maxine Dupri alla, alla fine. E poi c'era anche ah i new, eh, new Day contro i Viking Raiders. no? New Day contro mm. The New Vicious, i nuovi violenti Viking Raiders. Ricordiamo che Il nuovo, la... i nuovi malvagi. <ride> I Viking nuovi Raiders. malvagi Viking Raiders, esattamente, esattamente. Questo per quanto riguarda SmackDown che potete vedere legalmente in Italia nella notte tra venerdì e sabato in diretta alle 2 su Discovery Plus con uh, poi disponibilità on demand dalla giornata successiva in italiano invece va in onda uh, viene messo online il martedì mattina sempre su Discovery Plus e poi alla sera viene mandato in onda uh, su uh, Dimax alle 23:15 canale 52 di oggi Ah, se vuoi mandiamo lo spot, dammi solo un secondo. Lo dammi, un sec dammi un secondo che lo, vado, che lo vado a riprendere e poi lo, lo possiamo mandare. Un saluto a Warner esatto. Discovery Media se ci sta ascoltando. Discovery, Discovery, è Warner Bros. Discovery Italia, dillo bene. Okay, Comunque, se avete Italia, bisogno di una ripassata, un esatto. ricordiamoci che noi siamo ovviamente allineati ormai. Certo, siamo a... <ride> corporate. Va bene, comunque se avete bisogno di una rinfrescata sugli orari eh, dei programmi WB su Dimax e su Discovery Plus abbiamo lo spot ufficiale. Come se le suonano loro? Nessuno. Non perdere la WWE, guardala in contemporanea con l'America con commento originale solo su Discovery Plus Slide e On Demand. Riguardala con commento in italiano su VBX, canale 52. Ecco qua, questo è lo spot con gli orari, eh, lo spot in video praticamente con gli orari della WWE, ricordiamoli anche in audio, lunedì e martedì alle 23.15 Raw e SmackDown, sabato alle 12.30 e domenica replica alle 9.30 NXT 2.0. Per quanto riguarda invece Dynamite in programma nella notte, tra oggi e domani, e poi venerdì sera su uh, Sky sul canale Dino uh, Mani es Esatto, uh, la preview per quanto riguarda la puntata di questa sera. La vado a prendere immediatamente perché uh, non ce l'ho sotto mano. Abbiamo uh, Mox, John Moxley contro Rush per il titolo del mondo ad interim. E il ritorno di Brian Danielson che affronta uh, Daniel Garcia. Uh, Smart Mark Sterling e Tony Nisa contro Sword Strickland con Keith Lee Bandito da Bordoring. Uh, Dante Martin contro Sammy Guevara. Uh, non, mi, non mi viene il nome di. Uh, diciamo di. di, di del, diciamo del, uh, del, del. campione FTW. Che adesso non vado. Ricky Starks. Ricky non... eh? No, sapevo che era Starks. Non mi veniva il nome. Quindi era Ricky Starks. Ricky Starks contro Danausen. Per il titolo FTW. Uh, Tanner Rosa contro Mio Yamashita. Per il titolo femminile AEW E poi uh, sentiremo le parole di Jungle Boy. Dopo quanto accaduto la settimana scorsa con Christian e Lucia Soros uh, se volete vedere AW Dynamite in diretta nella notte tra oggi e domani mercoledì dalle 2 del mattino su uh, AW Plus, su Fight.tv uh, invece in italiano la messa in onda è venerdì sera Uh, in seconda serata su Sky Sport uh, credo che sia Sky Sport Arena il, uh, il, sì, uh, è il canale Sky Sport, oh, Sky sport Arena o Sky Sport Action dipende, dipende diciamo, dal, dipende, diciamo dal, dagli eventi con te comunque è su Sky nel pacchetto, nel pacchetto sport per quanto riguarda invece rampage l'appuntamento è nella notte tra venerdì e sabato alle 4 su uh, AW Plus su file.tv e poi in italiano messi in onda lunedì sera intorno alle 20 su Sky con il commento in lingua italiana direi che non abbiamo altro da aggiungere per questa puntata in due parti di Presto by Night. Io ringrazio Mattia di noi che mi ha fatto compagnia fino a questo momento. Grazie, Mattia. Grazie a voi, ci sentiamo nei prossimi. Ci sentiamo dopo SummerSlam. E la notte di SummerSlam sul canale di Mike di, di Maxis awesome con le elezioni per, di Six City. Perché, comunque, ricordate, venite a votare, venite a votare per il sindaco. Distruggiamo, distruggiamo l'impero di, 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 di quel fango di Max. Mamma eh, mia! Sì. Che è una brutta persona e ah altra cosa per i Patreon sì. eh, il, domani, il registri day, domani registriamo, registriamo il back in the domani, day e arriverà proprio all'ultimo Esatto, arriverà se riesco lo uploado già in giornata, se no lo uploado venerdì. L'argomento del back in the day di questo mese è Uh, la Foundation, la Foundation versione 1997, magari qualche menzione anche sì. delle varie versioni del passato e visto che è l'anniversario, visto che si è svolto nel mese di luglio, facciamo anche poi il rewatch del main event di Canadian Stampede uh, 1997 che è il, uh, il 5 contro 5, credono, c'è cioè, la sì, Foundation 5 -5. con Brett Owen, Jim Neidart, David Boy Smith e, uh, e, e Brian Pillman contro il team, di, uh, il team di Steve Austin che aveva Steve Austin, Goldust, um, uh, la Legion of Doom. E uh, un, è un quinto che adesso non, non mi ricordo. Adesso non lo Johnson. Ah, uh, no, è Ken Shamrock. Eccolo qua, mi è venuto in mente. Adesso. Era Shemrock, Ken sì. Shamrock, Steve Austin, Goldust e Legion of Doom. Questo è, è il main con, event. Uh, con cosa? con. Uh, con. Uh, con uh, con. Coso, con uh, Ho appena detto il nome, mi sono già dimenticato. <ride> con Adam, jo con. Uh, qua lì, qua, non mi viene. Niente, no basta, non c'era Ahmed John, Johnson no. No. Con Ahmed Johnson sarebbe stato un match migliore. Ah ok sì, però, però non c'era Meno male che non c'era francamente era, diciamo, Mi sa che Ahmed Johnson era nel periodo in cui era infortunato Uno dei tanti perché, periodi in cui, mi in cui Era perché, infortunato Perché ho tornato su Max Non sono io che ho tornato su Max È Max che mi ha costretto a <ride> tornare su di lui Perché è un perché perché era. Perché perché è, è permaloso E il sindaco mi ha, mi ha accolto tra le braccia di Suplex City. E io ho accolto l'amicizia del sindaco quando, sì. era, quando Max mi, mi ha. Mi sono dimenticato mi sono dimenticato di, di modificare la sigla magari magari per la prossima volta lo cambio per restare in caffè uh, dopo Ladies and Gentlemen volevo mettere, volevo mettere Stone Cold Vosin che dice Vince McMahon screwed Vince McMahon perché sì, calza, calza, male, perfet sì. calza perfettamente con gli ultimi giorni eh, sì, 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 calza perfettamente. Con la situazione, va bene. Uh, ci chiedono se ci sarà la live reaction di Dynamite questa notte. Vediamo se, se, se Marco è disponibile per, uh, per farmi compagnia questa notte. Per commentare, per commentare Dynamite. Grazie a Matti di noi che ha fatto compagnia fino a questo momento. Grazie a voi che ci avete fatto compagnia in questi due giorni. Vi lasciamo con la nostra sigla dedicata sempre ad Alexa Bliss. Che si intitola uh, Magica, Magica Alexa. E come avresti caffè mai? Magico, Magico, Magico. Era Wyatt. Era quella se quella ho, mischiato, ho mischiato le due sigle, hai ragione. Esatto. Mentre, invece, mentre invece, per quanto riguarda Resti Café, ci sentiamo nella notte tra domenica e lunedì perché registriamo dopo uh, SummerSlam quindi vedremo le nostre opinioni. Tra l'altro, una cosa sì. che non ho detto, sai qual è, qua è una delle robe che mi piace, che mi sta divertendo di più adesso? Sì. che è tornata che, che Triple H è in carica. Sì, le gente che scrive, ma come sono i rapporti tra Triple H e Wyatt? <ride> mi ricorda, una persona a caso perché è, una, è perché è una di quelle persone <ride> che se lo chiede. <ride> No, no, okay. adesso che c'è Triple H torna no, no. e fa tutto lui. Si bucca da solo. Eh, certo, va bene. Benissimo. Comunque, dicevo, eh, ci sentiamo sabato notte con la live reaction. Domenica eh, mattina, subito dopo BBV, facciamo botta calda. E poi nel pomeriggio registriamo l'appuntamento con eh, i Caffè di questa eh, di questa settimana. Grazie per averci ascoltato. Con Ressi by Night invece torniamo regolarmente martedì prossimo, intorno alle 22. Grazie per averci ascoltato. Buona serata, alla prossima ciao Alexa amica mia è bello che tu sia vivace, svelta e carina come me poi con la fantasia e un tocco di magia Alexa non c'è più e invece lì ci sei tu pari pam pum Eccomi qua Pari pam Ma chi lo sa Sebrei il fide il demonio Non sa anche Alexa Son proprio io Pari pam Spesso lo sai Pari pam Combino guai Maniche vinsi in coppia Son qua E guaio presto sparirà Pari pam pari pam pampù, ma chi lo sa? Sembra il fin del demonio. Non sa che Alexa, sono proprio io. Pari pampù, spesso lo sai. Pari pampù, combino guai, maniche, vinsi in coppia, son qua. E il guaio presto? Pari pampù, pari pampù. Pari il ed eccomi qua Fresh in caffè by night vi è stato offerto da Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore Lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti. Porti via più Monti Tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Angolo di Alucento, Torino.